Allora, scusatemi per il ritardo, devo finire di cenare, di prendere Loki, perché sto una merda, però I wonder what eccoci the qua. rest of the Harbingers are up to. Con Child che Plotting parla. and scheming on an ever grander scale, no doubt. Ok. Allora, prima cosa da fare oggi sono le giornaliere proprio in fast. Che bello, sono tutte qui. Allora, abbiamo due lì. Poi. Basta? What? Dove sono le altre? Ah, una è qua e una è lì. Bene. No. Allora, scrivo che sono in live sul gruppo di Discord. Dov'è il gruppo Discord? Qua. In live su Genshin. Ok, cosa che devo fare? Sconfiggi. Ma che palle. Vabbè, cerchiamo di farle il più velocemente possibile. Chi ho triggerato? Ma porca. Quanta gente c'è? Ah, tu non meglio c'è. Qualcuno in più? Ma lui? Aia. Salve. Abbiamo finito? Ok, good. Dai, facciamo le veloci veloci, che oggi voglio fare un botto di robe. Allora, poi, tu. No. Tu. Ok. Mamma mia, che brutto aver la tosse. E il raffreddore. Cosa devo fare? Ah, sì, sta roba qua veloce tanto. La. No, non voglio farlo. Ok. Poi next. Ok. Dobbiamo continuare in tutto ciò la missione della voragine, se non ricordo male. Sì, dobbiamo continuare quella. Aia. Aia. Sono un attimo esplosa, però abbiamo finito la missione, quindi good. Quindi mancano queste due, no? Sì. Credo. Di qua. No, io non esisto. Non esisto assolutamente. Paraparapam. Bottino pericoloso, ok. No. Ciao Giacomo. Mamma mia, quel cazzo di audio è ovunque. E non riesco a togliermelo dalla testa. No, sono di qua. Comunque mi sa che è alto l'audio. Lo abbasso un pelo. Oratrice Mécanique. Aiuto. Allora, Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale. Ecco. E noi dobbiamo ancora arrivare a Fontaine, cioè tipo Fontaine, se non sbaglio, è tipo qua sopra, no? Aspetta. Allora, qua. Qua c'è Sumeru, ok? È tipo qui, questa, in teoria, se non sbaglio, questa è Fontaine, ok? Noi dobbiamo finire delle missioni qui, adesso, poi fare tutta la storia in questa zona che è ancora da sbloccare, e poi arriviamo a Fontaine. Quindi ce ne vorrà un bel po', raga, avviso già che. Sarà lunga la situa. Molto lunga. Comunque, ciao Giacomo, come stai? Come va? Ti è passata. Cosa avevi? Stavi male, mi ricordo, però non mi ricordo cosa avevi. Sei guarito. Vabbè, tanto le facciamo easy queste, senza leggere. Sì, ma che ce frega.
Sì, dai mo! Vai all'accampamento dei cacciatori. Dove sta? È un po' più là. Che palle. Oh, attenzione Tony! Grazie mille per l'abbonamento. 14 mesi, attenzione. C'è un polpetto, esatto. C'è proprio un polpetto. Andar lì. Quindi di qua. Ho ancora la bronchite. La bronchite era, ecco cosa avevi. Che palle. Io tosse. Avete presente quelle tossi che inizi a tossire e non riesci più a smettere perché ti irrita un botto la gola? Ecco, ho quel tipo di tosse lì. Infatti sto iniziando a prendere occhi e tachiflu e speriamo mi passi il prima possibile. Per Giacomo, esatto. Come stai, Tony? Devi andare lì, no? Sì. Ah no, qua devi andare. Quella tosse che ti veniva casualmente sempre in classe, esatto. E non volevi fare un altro colpo di tosse per non disturbare ulteriormente. Mamma mia. Io mi ricordo c'è stata una volta. Ah no, l'ho finito. C'è stata una volta che io ero interrogata in scienze alla lavagna e loro sapevano che stavo male. Loro lo sapevano. E mi avevano interrogato e io di colpo durante l'interrogazione sono fuggita in bagno perché era un continuo tossire. Cioè lei parlava, mi faceva le domande, io tossivo. Era orribile. Cioè cazzo mi interroghi se vedo che sto così? Non riesco a concentrarmi ovviamente sull'interrogazione. Aiuto. Sto che non gioco più a Genshin, the end. Ma come? Ma non avevi ripreso? Io confusa. PS. Adesso c'è questo bellissimo personaggio. Se non giochi più non lo prendi. E c'è lui, che però è abbastanza inutile, quindi non te lo consiglio. Scusate. In che senso? In che senso non giocavi da sola? Cioè, principalmente Genshin è un gioco single player. Poi sì, può essere anche multiplayer, ma diciamo che la parte multiplayer non ha ancora molto senso ora come ora. Lunga storia. Poi mi racconti. Anzi, inizia a mandarmi mega audio su Telegram, che ho bisogno di sapere. Gli aggiornamenti. Ok. Bene, abbiamo finito le giornaliere, sono felice. Oh, addirittura. Wow. Aiuto. Allora. Cosa c'ho qua? Ah, oggi era il compleanno di chi? No, aspetta, c'era un compleanno di qualcuno oggi. Però non è questo. Vabbè. Va bene, allora. Intanto voglio fare pull. Ho 21 pull da questa parte perché boh, la volevo pullare in realtà Furina. E anche perché poi i prossimi pull non è che mi interessino chissà cosa, quindi ci provo. E poi volevo usare questi 10 pulline qua sopra, quindi andiamo. Viola, niente. RIP. Lei ce l'ho. Ce l'avevo già? Sì, ce l'avevo già lei. Va bene, niente. E invece di qua, aspetta un attimo, che ho 5, quindi possiamo prendere un altro di queste. E let's go. Mi ricorderò di aggiornarti su questa cosa. Allora, ti conviene silenziare Telegram perché potrebbero avere un... Va bene. Ah, è già in silenzioso. Ok, allora, volevo vedere che piti avevo prima di iniziare a pullare. Tanto ho 20 pull, però, vediamo. Allora, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 50, 50, 53 di pull. Forse finiti questi 20, in questi due forse riesco a prenderla, se ho culo. E se non perdo il 50-50? Niente. Linet, che già ho. Che palle. Va bene. Va bene. Ok. Niente. No, Beido. Che palle. Non mi serve Beido. Però va bene. Due pullini. Niente.
Ultimo, last one. Niente. Cazzo di sfiga. Vabbè, forse aspetta. No, ne ho due. Ok, niente, non posso acquistarvi un cazzo, perfetto. Ti saluto, buona... Ciao Giacomo! Buon continuo. E niente, è andata. Va bene. Però aspetta, posso tirar su... Ah, l'amicizia al 10. Ok. Posso tirar su di costellazione Lynette. Oddio, che bellina la sua costellazione. Un gattino. E... Beido. No? Ah, è la prima volta che prendevo Beido? Sì, ok. E allora lei. Lei, sì. Ok. Non ne ho altri da tirar su, vero? No. Ok. Allora. Dobbiamo fare la missione di lavoraggine. Ho altre missioni, sì. Cosa sono queste missioni? Cos'è questa cosa? Fontaine, ok, direi di no. Sumeru, ok, no. Incanomia. Ah, c'è della roba ancora da Incanomia da fare. Che palle, Sumeru. Vabbè, continuiamo questa di... Dov'era? Aspetta. Questa. Era questa o questa? Dopo l'incontro con Shao, credo sia questa. Sì, 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 è questa qui. In teoria dovrebbe esserci già la navigazione attiva, in teoria, no? Sì. Ok. Intanto in tutto ciò io bevo un po', che ho bisogno di idratarmi la gola. Raga, bevete? Ce n'è bisogno. Ah, a proposito, voi ditemi per favore cos'è questa bottiglia. Cioè, oggi vado al bar che avevo bisogno di acqua perché mi stavo strozzando. Una naturale, grazie, mi danno questa. Vabbè, ok. Allora, ci siamo qui, no? Sembra il trinchetto. È vero, sì. È verissimo. Devo parlare con lui, non credo. Sotto, forse. Aspetta. No. Non mi ricordo più, perché va. Era questo. O questo. Shit. Non mi ricordo qual è. Ritorniamo un attimo. Allora, dopo l'incontro con Shao... Shao ha un piano. A cui Ronnie non si oppone duramente. La fuga nel momento. Itto fa una mossa. Sì, è questa. È questa qui. Mine sotterranea voragine. Ah, è vero, devo scendere. Lol. Non mi ricordavo questo dettaglio. Ok. Aspetta, fondo della voragine. Ok, ci siamo. Non vorrei dire la voce. Fai bene a non parlare. Arrivo un attimo, raga, 2 secondi. Eccomi. Allora, cerco di stare calma, ma succedono cose di là. Io non mi ricordo assolutamente com'era la storia in questa missione, però noi la continuiamo lo stesso. La musica è sempre bellissima, comunque. Però bisogna finirle, che bisogna andare a Sumeru, assolutamente. Di là. Ah, di qua per forza, no? Sì. Ok. Non credo bisogna entrare di qua. Ah, ok. Bene, avvio.
La Madonna, quanta luce. Che paesaggio strano e meraviglioso. Lo spazio-tempo è diventato talmente caotico. Oddio, che figo. Penso più grande di un pentolone. Penso più grande di tutte le nostre teste messe insieme. Vabbè, è grande. In my humble legal opinion, that's almost certainly the magical device I've been looking for. It really showed up. But if this really is the fantastic compass, it's so huge. How the heck am I gonna lug that back to my office? Guarda, non saprei. O hai qualcosa che rimpicciolisce o non credo tu ce la faccia. I mean, come on, Yanfei. Don't give up now. Let's investigate the area first. Let's go. What the... Are they? Are they treasure hoarders? Eh già, cosa ci fanno qua? They look familiar. Oh yeah, I bumped into these rapscallions a few days ago. Ok. Ah, da sola? Vabbè. Mi ricordo quando ancora utilizzavo solo lei. Solo lei, cioè usavo lei nel team. Che dopo poco ho detto, mi sa che la tolgo perché... raga, dovevo bere. Che sento la tosse che inizia a impadronirsi. Aia. There's a smaller disc here. Judging from the appearance and design. In all likelihood, cazzo. This is the fantastic. Ah, aspetta, c'è gente che mi sta ammazzando però un attimo. A new entrance. Great. Ancora, ma basta! Ma credo che... Secondo me continuano a spawnare finché non faccio qualcosa, allora. Oddio, non ho assolutamente idea di cosa sto facendo, quindi... Continuiamo ad ammazzare loro. Sì, comunque, secondo me devo fare qualcosa e... Ma non so cosa. Anche perché non ho letto adesso cosa stava dicendo lei, perché stavo combattendo. Quindi rip. Ah, ok, no. Ok, devo ammazzarlo. Easy peasy. Just like last time. Beh, insomma, easy peasy. Stai morendo, però vabbè. You know, when I ran into them before, I was working on a big commercial case. The defendant hired them to attack me, just to get back at me. Non è vero che lei è un avvocato, mi sono scordato in tutto ciò questo particolare. Quello del consulente legale è un mestiere pericoloso. Happens all the time. Luckily I'm well trained in martial arts, so taking them down was a piece of cake. Adesso. But these are the exact same guys as I met last time. Is this space recreating scenes from my memory? Maybe this is one of the ways our adversary intends to devour us. Unbelievable. Ok. Trovo altri indizi nello spazio. Ah, appunti. C'è altra roba? Ma che bel posto era, comunque. Oh, porca. Cos'è che fanno questi? No time to lose. Esplosione e basta. Ok. Magari c'era qualche ballone nascosto, ma non credo. Ah, più che altro volevo vedere se c'erano altri indizi, perché c'era solo quello. Ma se io continuo a ruotare questo, cosa succede? Ah. Ah, solo lì oppure là, non c'è altro, sì, vabbè. No time to lose. Whoa. Is this a tunnel? This is weird. It feels like it's connecting to another world. Or maybe another time.
Sono confusa. I thought we might run into some other people here, but apparently not. The Fatui? Sempre. 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 Sempre loro. Sempre loro di mezzo. Watch out! Just as I thought. Salve Yelan. Questa inquadratura dal basso comunque è un po' too much. Yelan, you're here. I will take you down no matter how many times you show up. Hey, relax. We're together now. Ok, quindi combattimento immagino. Sì. Ah, io fa Yelan. Va bene. Motion to compel. Gotcha. Vabbè, ma easy, raga. Cioè, nel senso. È l'arco, sì. Motion to compel. Volevo attivare, vabbè. I mustn't give up. Aia. Ovviamente appena scompare uso la più finito. Amateurs, and still they dare to come after me. You've still got it. Remember how I said I'd seen some illusions myself? Those were the same words I heard last time. The space seems to be reproducing that memory. Now that you know, at least we're all on the same page. He said the word fantastic. Was he talking about the fantastic compass? Yanfei, see that thing on the ground? Yeah, we tinkered with it. That's how we met up with you. I guess it's a miniature version of the fantastic compass in the distance. Ma va là? It has a close connection to the entire space. Mamma mia. Sherlock Holmes. It looks somewhat familiar. Let me think. Okay. Entra in un nuovo spazio ancora. Vabbè. No time to lose. Mega trip comunque questa missione, raga. Ah no, mi sa che devo girare il busto. Infatti, ok. Ruota agli aghi, sì, l'abbiamo già fatto prima. Indietro. Ok. Ma non l'avevo girato indietro, scusatemi. No, sono confuso, aspetta. No, non volevo fare questo. Aspetta, in avanti non può più andare, vero? No, esatto. Se io faccio così. Non capisco, sembrano la stessa cosa, raga, posso dire? No time to lose. Sembra che mi mandino sempre nello stesso punto, anche se cambio bussola o meno. Sembra qui. Raga, che cazzo dobbiamo fare? Cioè, nel senso. sono un attimo bloccata, people. Vabbè, proviamo. Scusatemi, raga. Sono... Ah, ok, no, è diverso questo. Ok, ok. Altri indizi. C'è altra roba, per caso? Tipo di qua. Ok, good. E mo?
Cioè, nel senso, non capisco come. Anche che used to this. Posso essere sincero. No time to lose. Ok, non è cambiato molto tirando la leva. Ho capito, ma cosa devo fare? Nel senso. Raga, sono confuso. Cosa devo fare, raga? Qualcuno di voi che lo sa, per favore, mi aiuti. Cioè, stiamo continuando a fare avanti e indietro su questi due punti. Wait, dimmi. Cioè, tipo, adesso noi siamo in questo punto e possiamo andare in questo, però ci siamo già stati. È questo che non capisco. Posso provare a leggere gli appunti che abbiamo trovato? Non credo, boh, non lo so. Non li ho mai letti nelle storie, quindi non so se effettivamente possono dire qualcosa di interessante. Sono questi qua. Vabbè, leggiamo. Ho chiesto di prestarmi una carta e penna per scrivere una lettera alla mia famiglia, ma ora che ce l'hanno non ho idea di cosa scrivere. Ok, questo è inutile. Questo? Scrivo questa lettera a nome di Ulan. Spero che la sua famiglia stia bene. Se non fosse per questa storia della bussola, avrebbe voluto tornare indietro per trascorrere il festival delle lanterne con i suoi cari. Ok, quindi? Cioè, sono informazioni inutili. In base a come ruoti, quello poi si evidenziano delle cose al centro. Ah, cazzo, non ci ho fatto caso, davvero? Cioè, dici lì, al centro, dove c'è la palla? Vediamo. No, la palla è sempre uguale. No, la palla non cambia. Cioè, il centro del compasso della bussola non cambia. Lì dici cambia, sì, lì cambia. Cioè, sono due zone diverse. Sì, c'è solo questo ago, non ce ne sono altri. Cioè, più che altro non posso mandarlo avanti perché è tipo qua sotto, ma non posso spostarlo da qui. Quindi non mi dà l'opzione di poterlo spostare, vedi? Mi fa... Vedi, se faccio... Vai avanti. Ah, what? Adesso me lo fa fare. Ok. Prima mi diceva che tipo l'ago era incastrato, una cosa del genere, e non mi faceva andare avanti. Lol, ok. Sto giro mi ci fa andare, va bene. Ah, ok, dovevo andare avanti con l'ago. Another new space. Ah già? If everywhere within this space follows the same rules, there must be another small fantastic compass somewhere around here. Sì. Lucatius. Ciao. I can't believe someone like you would end up as a lost soul underground. No enemies. Hold on. Wait. Is the enemy hiding itself? Oh no. We should go help him. Stay back. Calmissimo. This is my fight. Do not come near me. Quindi combattiamo con Shao. Benissimo. Oh, cazzo. Filthy monsters. So many people have died at your hands. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Hiding and ambushing from the dark is Bosatius's signature tactic. Die here with me. Huh? Ugh. How did a valiant warrior like you die here? Ok, finito di parlare posso... Beh. Useless. Non so se posso fare effettivamente qualcosa. This is not going well for Xiao. No matter. I know how this ends. Cosa sta succedendo? Aiuto! Niente, moriremo, ho capito. Mi sa che è voluta questa cosa. Bene, non possiamo attaccarlo. Però qua c'è. Non possiamo arrivare lì. Look! Losatius is showing signs of fatigue! Ah sì? Ma dove? Losatius! Marshal Vretress! Lo stessi versi, non lo so. Non lo so. Era faticato. Your illusion is not as mighty as you. This is not you in all your glory. I wonder what Rex Lapis would think if he saw what had become of the first Yaksha. Leave! I'll deal with the rest. We can't let the monsters get to the surface. Everyone, remember, we must hold the line at 60 miles outside the chasm at all costs.
Quindi? Ma come? Cioè, dovevo solo schivare. Dovevo schivare. Calmissimo. Dovevo schivare e leggere la trama, praticamente. Enough! Phantom! Be gone! Perché sto zoom sul petto così? Va bene, ok. Ti prego, raga. Il doppiaggio. Esatto, Tony. Ciao, are you okay? Forse non ti sei ancora ripreso completamente dalle tue ferite. This is my purpose. Don't worry about me. No, assolutamente, non ci preoccupiamo, sì. So your invisible opponent was the legendary Bossatius, Marshal Vitris? Da quel che abbiamo capito, sì. Yes. Yes. Che bellino, cara. So excuse my stubbornness. Bossatius has been missing for centuries. This may have been the last time I will ever see him. Comunque adesso non c'entra. Però per favore pensate al fatto che la persona che doppia in inglese questo personaggio, Shao, è una donna. Cioè, che capacità vocali deve avere una persona del genere, una donna? Perché poi, se la sentite parlare normale, ha una voce normale, tra virgolette, da donna. Quindi, cioè, acuta, ok? Cioè, non ce l'ha troppo bassa. E sentire che lei normalmente parla come una donna normale e poi in doppiaggio fa una voce del genere, wow. Mi piace un sacco questa cosa, cioè il talento che hanno i doppiatori. Voice actor on fever, for 5, siamo all'aria esatta. Ciao Wolfie. Usbando simulator, esatto. Guarda chi c'è qui, guardalo, proprio lui. He was saying something about holding the line at all costs. He fought here. The nameless Yaksha from the legends. It was him. Un po' come la voce di Goku piccolino, mi pare fosse. Sì, se non sbaglio, era una signora anziana. Cioè, adesso da quel che vedevo era una signora anziana, poi non so se è cambiata. Ah, ciao Cristi, come stai? Stiamo facendo una missione della voragine che non mi ricordo più assolutamente la trama, perché è da un botto che non lo gioco. Saluto veloce prima di andare a casa. Ciao Cristi, ma perché mi da... Guarda senza audio. Ah, ok, allora spero che mi veda. Vedo che le faccio lo shoutout. Assia. Là. Ciao. Che bello che ti dice quando una persona sta guardando senza audio. Così che poi puoi fare così perché non ti sta ascoltando. Hai visto? Hai visto? Io e le mie capacità di mimo. In realtà non funziona molto bene. C'è gente a cui compare, ma in realtà ce l'attivo. Ah, lol. Ah, ma quindi mi senti? Mi senti? Oddio, che bello. Una volta a me usciva che uno stava guardando senza video. Ma come senza video? In che senso? Come guardi senza video? Senza audio, forse, volevi dire. No, non ti sento. Che bello. But didn't you say he'd always announce his name? How could his name be lost to time? What happened? I don't know. Maybe he forgot who he was. Because the karma you spoke of drove him to madness? Può essere. Ah, ok. Sì. Boh, strano posso dire. Hai rimesso l'inglese, sì. Allora, ho rimesso l'inglese perché? Perché ormai mi ero abituata alla voce in inglese. No, allora, insomma, il mio orecchio, ok, aveva associato una voce, scusate, al personaggio, ok? E quindi sentirlo di colpo parlare in un'altra lingua, con un'altra voce, mi ha scombussolato un botto. Quindi tipo, avevo provato a giocare... Che cazzo, sto digerendo tutta la cena. Scusatemi. Avevo provato a giocare, e tipo facendo missioni giornaliere, cose così, e non mi ritrovavo. Cioè tipo sentire parlare Child con una diversa voce, Shao,
Kazuha, Bennett, Xiang Ling, che sono quelli in squadra con me, con una voce diversa, mi triggerava, quindi ho lasciato, ho rimesso l'inglese. Ecco, tipo adesso, da Tony è uscito scritto l'occhio barrato, con scritto solo audio, lol. Io stavo giocando in giapponese, ah ecco, vabbè, io ho iniziato con l'inglese, come avevo detto in un'altra live, ho iniziato con l'inglese perché quando ho iniziato io c'era solo il sottotitolo in inglese, ok? E quindi sentendo l'inglese, leggendo l'inglese, per me era più semplice capire, ok? Invece tipo sentendo in giapponese o coreano, cinese, insomma le altre lingue, e leggendo in inglese mi diventava difficile capire, e quindi preferivo avere sia l'audio sia la scritta nella stessa lingua, e quindi ormai è rimasto in inglese, anche se so ovviamente che il doppiaggio nelle altre lingue è migliore. Osatius had already gone mad before he disappeared. There was no way of knowing if his memories were intact. He still took part in the Battle of the Chasm despite having gone mad? We Yakshas are not a race that thrive in peacetime. It's likely that he was drawn by the scent of bloody war. Io penso in inglese, parlo in italiano e mi arrabbio in spagnolo. Ma come? In che senso? Per fortuna non conosco un'altra lingua. Lol. Slaughter is what we do best. Maybe it's the only thing we know. This battle confirmed my suspicions. As we had speculated, this space reflects information from people's minds. Arrivo un attimo, scusatemi. Due secondi, scusate. Devo fare una cosa veloce sul PC. Arrivo. Niente, vabbè, fa niente. Ok, ci sono. Volo a fra qualche ranked su Valorant per tonificare i muscoli della tossicità. No, mi dissocio. Non si va, no, perché? Oh no, è quello che... Aspetta. Vabbè, niente. Mi arrivano messaggi strani da persone che non conosco. Vabbè, ok. In other words, despite going mad, comunque buone ranked allora. The illusion we saw just now is the impression he left behind. This space recreated him as he was during the battle. The way he fought was so self-destructive. He couldn't possibly have survived. Bosatius's illusion said he'd discovered the monster's weakness and lured them underground. What kind of place could this be? Defeating Conria's monsters is no small feat, that's for sure. Guys, it could just be me, but I think I'm suddenly feeling more tired than I was. Ah, è vero che c'era anche il fatto della stanchezza, che tipo una certa... Erano tutti tranquilli, poi di colpo si sentivano più stanchi. Perché tipo c'era il tempo che non scorreva, poi scorreva di colpo, una cosa del genere. Una continuazione, grazie. Thank you. This space is really starting to affect us. Infatti. I believe Bosatius stayed here underground. But now he is gone, and only his illusion remains. If we don't leave, we may meet the same fate. Benissimo, andiamo via, per favore. Time to move on. Esatto. You fought well, Bosatius. Goodbye. Beh, possiamo uscire. No time to lose. Ancora. Abbassa. Ah, devo muoverla ancora, quindi immagino. Possibile. Ok, non posso girare ancora. E allora dove entro nello spazio? Cioè... No, non c'è nient'altro di là. Vabbè, proviamo di nuovo. Se no poi giro l'ago all'indietro se non funziona. E qua sto ritornando... infatti di nuovo. Va bene. No time to lose. Ah, è vero che c'era la bussola lì, me l'ho scordata. Beh? Ah, ok, si era buggata l'acqua. Ok.
qui è dove siamo adesso. Quindi aspetta. Più avanti non puoi, vero? No. Però aspetta, quello in basso lì non l'abbiamo fatto. Quindi vai indietro. Questo qui, questo in basso non l'abbiamo fatto. No. Devo andare indietro. Capito che ci metteremo mezz'ora a fare questa bussola. Ok. Ok. In teoria dovrebbe essere questo. No time to lose. E sembra una zona nuova, infatti, credo. Penso. Non lo so. No time to lose. Sì, ok. Looks like there's some information here. Shall we take a look? Okay, let's see. Oddio. Allora, aspetta. Non abbiamo idea di quanto tempo sia passato da quando siamo andati in pattuglia con i nostri compagni. Ma, stando alle informazioni che abbiamo raccolto, le bestie hanno preso completamente... hanno perso completamente la mobilità. Anzi, la maggior parte di loro è scomparsa. La vittoria è nostra ed è una vittoria grandiosa. Se non fosse che non potremmo più tornare a casa. Beh, che dire. La figlia di Ulan, sì, compirà 2 anni quest'anno e la nonna di King Ming sta invecchiando. Entrambi sentono molto la mancanza della loro famiglia, anche se io non ho parenti. Tutti desideriamo tornare a casa, ma per noi che siamo qui l'unico legame che abbiamo è quello che ci unisce in questo momento. Che triste, raga. Questo posto è diventato molto misterioso. Non so se sia perché sentiamo la mancanza di casa o se questo luogo sia sempre stato così. Ma quando siamo in pattuglia abbiamo la possibilità di vedere panorami che di solito vediamo solo quando siamo a casa. Gli anziani mi hanno detto che Liyue ha alle spalle una storia secolare per quanto riguarda le attività minerarie sulle montagne, ma questa non sembra una miniera. Forse è tutto frutto della nostra immaginazione, dato che sento la mancanza della mia casa d'infanzia che si trova nell'insediamento minerario. Quanto vorrei tornarci. Mamma mia. Ok. It looks like these were letters written by the Millilith soldiers who stayed here. So, who's this Boyang they mentioned? Boyang was one of my ancestors. The one who didn't make it back. You mean Boyang fought alongside Bosatius? I believe so. And the Millilith soldiers were their brothers in arms. I guess now we have a pretty good idea of where everyone that went missing ended up. Yes. So scary. What happened? Come on, let's not stay here. I have a gut feeling that sooner or later we'll connect all the dots. And then, we'll finally know the truth. Still, who knows how this space is planning on revealing the answer to us. Comunque, l'ultimo posto che ci manca è quello. Cioè, abbiamo visitato questo, questo, questo. Adesso siamo qui e ci manca quello lì. Quindi o c'è una... infatti, o c'è lei. C'è un'altra roba da leggere. Vabbè, quello che abbiamo letto adesso. Infatti, qua possiamo farlo. Dove siamo adesso? Dov'è l'ago? Ah no, ci manca questo allora. Scusate, ci manca questo qui, quindi in avanti. No, indietro. Scusate, raga. Giusto? Sì. No time to lose. Ok. There's nothing here at all. Beh, che dire. What a creepy space. It has the feel of the abyss. È vero, ci stavo pensando anch'io, infatti. But where are the opponents? Che senso il tuo ricordo? Your memory of what? Di un vuoto immenso. Questo è il potere dell'abisso. The abyss? So this place is created purely based on your memory? Mi sa di sì. Ah, sta camminando solo comunque. Lo scopo del mio viaggio è trovarti, andrò avanti continuando a immaginare un domani migliore. It's getting darker. Devo far uscire gli altri da qui, troverò un modo per sopravvivere e trovare il tesoro. Il tesoro non l'ho letto! Me l'ho già scritto! Vabbè.
Ma lo ricordo, quindi... Lumine, wait! Fantastic compass. In the other spaces, the fantastic compass was always partially buried in the ground. But this one is lying flat, intact, as if somebody left it here. Oh, she was just a figment of your imagination? Direi. So, she appeared as an illusion because you miss her so much, huh? Oh, purtroppo percepisco che non si trova qui. Almeno abbiamo trovato ciò che cercavamo. Yenfei, are you sure this is the fantastic compass you're looking for? Sì, che quella, porca Eva. I think so. There were no pictures in the will, but based on the description, it seems to check out. Yelan? What is it? From the design and build, this fantastic compass looks extremely similar to the catalysts used by my clan. I just need to do this, and... Someone's used this before. There may be a hidden message inside. Let's get out of here and find somewhere safer. Ecco, abbiamo capito che dobbiamo andare via da questo posto. Oh, finita. Oh, nice. Right. Here we'll be fine. Take a moment to catch your breath while I try to unlock the fantastic compass. Ok, un attimo. Oh, solo 5. Ah, beh, perché appunto ho aperto la cosa. Voglio parlare con Shao. Mi fate parlare con Shao. Eustatius was the leader of the five Yakshas under Rex Lapis's command. He could control electro energy. Unlike me, he was both a formidable warrior and a talented commander. Un ragazzo depresso. Now that I've found the fantastic compass, my work here is done. But if the Bosacious we saw was just an illusion, will we really be able to take anything we find here back to the outside world? Ah, cazzo, è vero questa cosa. Boh, credo di sì. Credo. Spero. Within Yin and Yang, among the five regions, water, fire, wind, and thunder cycle like the seasons. Grasp the seven heavens from the ground. Open wide the three gates. All the world within reach. Ma devo fare qualcosa? Devo... No. Ah, di nuovo ruotare, ma basta. Ah no, devo uscire, basta, devo uscire da qua. Ok. Non capivo. Ok. Well, well. This is not what I was expecting. E invece, non è disappeared, ma ce l'abbiamo. Oh, seems like you've made a new discovery. Oddio mio, allora. Il mio nome è Bo Young. Lascio scritta qui la mia testimonianza per le generazioni future, affinché possano osservare e imparare delle mie esperienze. Io e i miei compagni abbiamo ricevuto l'ordine delle sette stelle di portare la bussola fantastica nella voragine e di aiutare i nostri campioni milleliti. Ma le bestie di quel luogo erano terribilmente spaventose e abbiamo perso molti uomini. Se non fosse stato per l'aiuto dello Yaksha, temo che mio fratello e io saremmo stati uccisi in quel preciso istante. Questo Yaksha ha quattro mani. What? Che senso? Ed è andato totalmente fuori di testa da non riuscire nemmeno a ricordare il proprio nome. Quando è in preda alla follia, si rivolge agli altri intorno a lui chiamandoli Alatus e Menogias. È in grado di padroneggiare il tuono e ha un aspetto così impressionante che non si dimentica facilmente. L'abbiamo seguito in battaglia contro le bestie malvagie per una decina di giorni, per poi fuggire. Il punto debole del serpente si trova... Madonna, quanto cazzo è lunga. Si trova 7 pollici sotto la sua testa e naturalmente anche questi mostri hanno il loro punto debole. Dopo averlo scoperto, gli Yaksha ha elaborato un piano di battaglia che mira a colpire proprio quel punto. Durante la nostra precedente battaglia la superficie della voragine è stata danneggiata, portando alla scoperta di un enorme e misterioso palazzo sotterraneo nelle viscere della terra. Abbiamo notato che quando si avvicinavano a questo dominio i mostri si indeboliscono, per cui abbiamo ipotizzato che sia impregnato di qualche potere che riesce a riprimere le bestie di Kendria. Raga, non so leggere. Quanto... Oh mio Dio, raga!
Ero al 5. Abbiamo subito troppe perdite. Dobbiamo porre fine a tutto questo in fretta. Rong Zhao e io abbiamo deciso che prenderò la bussola fantastica che condurrà un gruppo di 1000 elite sulle tracce dello Yaksha nel palazzo sotterraneo. Attireremo le bestie e le porteremo nella profondità del palazzo. Il sigillo dovrà essere completato da me e dallo Yaksha in quel luogo, mentre Rong Zhao ci aiuterà all'esterno. In questo modo potremo essere certi che resisterà. Se tutto questo funzionerà, il fronte della voragine sarà al sicuro. Tuttavia ciò significa che io, lo Yaksha e i Mireliti con noi resteremo nel palazzo sotterraneo. Ciononostante ci sono enormi vantaggi in ballo, dobbiamo fare questo tentativo. Ciao Giulio, benvenuto. Stiamo leggendo una cosa lunghissima di una storia di Genshin. E la mia dislessia mi sta uccidendo. I guerrieri hanno tenuto sotto osservazione le bestie giorno e notte. Hanno confermato che quando entrano nel palazzo sotterraneo subiscono un'influenza negativa, come se ci fosse un potere che le consuma. Alcuni dei nostri compagni feriti si sono sacrificati, altri in preda al panico si sono affrontati dal gruppo principale e non sono più tornati. I mostri saranno davvero sconfitti in questo modo? Come va? Tutto bene? Cioè, no, in realtà no. Ho un po' di tosse, raffreddore e tipo ho la febbre a 37. Faccio virgolette perché per me 37 non è febbre. Per me inizia ad essere febbre da 38 in su. Quindi, però sì, mi sento un po' rincoglionita, ecco. Prima di cena soprattutto, prima di cena un botto. Quindi se mi vedete molto spesso bere è perché mi prude la gola. E ovviamente parlare non aiuta. Però vabbè, a parte questo tutto a posto. Tu? Temo che solo io e lo Yaksha saremo testimoni dell'ineguagliabile stranezza del palazzo sotterraneo. Non so quanto tempo sia passato. Scusate. Lo Yaksha è gravemente ferito ed è stato delirante. Ed è in sta... Oddio mio! Ferito e in stato delirante. Mi invento delle parole, raga. Temo che non vivrà ancora a lungo. Riguardo a me, anche se rimango lucido, sento che si stia insinuando uno strano stato d'animo. Non so da quanto tempo siamo qui. Lo Yaksha mi esorta ad andarmene, ignorando che restare è il destino che abbiamo scelto. Quanti biglietti ci sono ancora? 10, ok, siamo all'8. Il palazzo sotterraneo sembra quasi un essere vivente. Quando è apparsa la prima volta, una spaccatura nel terreno, ci siamo lanciati a combattere. Ma in quel momento ho notato che la spaccatura si stava silenziosamente rinchiudendo. Non so se quella fosse l'unica tattica che avremmo potuto adottare. Anche quando attacchiamo le spaccature, gli spazi aperti si rigenerano lentamente. Beh, solo a volte lo fanno lentamente, altre anche sono veloci, difficile a dirsi. Forse quando abbiamo danneggiato il terreno durante i combattimenti abbiamo compromesso anche la parte esterna di questo spazio. Siamo forse entrati per sbaglio nel ventre di un potente leviatano che ci ha pian piano divorati. Cosa sto leggendo? Ma che trip è sto biglietto, raga? Credo che questa sia la fine di queste bestie, di quelle bestie malvagie. Siamo riusciti a sopravvivere. Ho tentato molte strade e non c'è via d'uscita. Benissimo. Lo Yaksha è stato ucciso, ora rimango solo io. Vedo la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Si avvicinano a me e poi passano oltre. Sto impazzendo. Beh, sì, direi. Come potrei altrimenti vedere la mia famiglia che si trova al porto di Liyue? Vorrei tornare a casa, ma potrò farlo? Rong Zhao, a volte rimpiango il fatto che non sia stato tu a dover subire questa tortura, ma in quanto tuo fratello maggiore sono felice che sia sopravvissuto. Sono così stanco, non riesco a pensare lucidamente. E niente. This information was left by a thaumaturge called Boyang, who, as you know, is the missing ancestor that I came here to investigate. Ok. All this information, it was left by your ancestor? Hundreds of years ago, two of my ancestors, brothers, were gifted the fantastic compass by someone of great importance. They brought this device to the chasm and joined the war against the monsters of Khanria. They set out together, but only one of them made it back, minus his sanity. Karma. Correct. One possibility is that when they fought alongside Bosatius, they were tainted by his karma. Neither of them had visions, so they wouldn't have been able to resist its effects for very long. Oh, merda brutta. From reading through this, it sounds like Boyang ended up staying here for good too. Well, this is just wonderful.
So, that's it. There's no way out. È vero, infatti loro sono lì. What do we do? Are we gonna die here? Papaima doesn't wanna die! Oh mio Dio, stai zitta. Per favore. Che acuto ha fatto? What was that? Huh? Quanto bianco. I got it! I just had a thought. Give me a second, I just need to double check. Raga, come legge i libri? Aspetta, sto. La legge così. Come cazzo fai a leggere a quella distanza? Scusami. Traveler, I just realized something. Okay, so on my way here, I was studying the will the whole time. But I didn't give any thought to the book that the will was inside of. I don't know it verbatim, but I have read it before. The gist of the story goes like this. Millennia ago, an Adeptus made a magic device to seal away evil monsters. Later, he made good friends with a human and gave the device to him to use as a catalyst. Okay. A few years later, great demons haunted the mountains. The mortal and the Adeptus joined forces to exorcise them using the same device. E ok, è quello che c'è scritto sopra la lettera che ha lasciato il tipo. And that's not all. The book also says this. When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. This contraption is proof that mortals and adepti may coexist, that there is unity between heaven and humanity. I have both adepti and human lineage. Maybe my power can work. It worked! I mean, the effect only lasted an instant because I'm not strong enough. But still, we must be on the right track. And look, something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. Comunque sta missione è davvero lunga. Cioè, mi ricordo che ci abbiamo messo due live e poi due o una e mezza. E adesso stiamo facendo anche questa. Cioè, siamo un'ora su questa missione già. By heaven's might and the gods of the five regions. Yaksha and mortal together take this contraption in hand. That's their voices from when they made the seal. Bosatius and my ancestor. They sealed off this space at the top together. I see. It makes sense now. Qual era l'enorme cristallo? Non me lo ricordo. Che sia stata quella forza a ritardare il risveglio dello spazio alterato che ci ha inghiottiti, o forse l'impatto ha indebolito la chiusura dell'ingresso del terreno. Inoltre non abbiamo visto nemmeno un mostro dell'abisso. Può essere che sia tutto collegato. Everyone, let's go back and meet up with Ito and Shinobu. I have a suggestion to make. Malda! Grazie per aver regalato l'abbonamento. L'hai regalato a Cristi. Stavo dicendo, l'hai abbonamentato. Good. Dicevo, l'hai regalato a Cristi, thank you. Come stai? Come va? Paimon can barely move anymore. Why can't we get out of here? Paimon doesn't wanna die. Paimon wants to stay with you. Ma che carina però. Paimon, just hang in there, okay? Trust me, there's still hope. Let's go. Ok, andiamo. Muoviamoci. Dove muoviamoci? Parla con Yelan. Ok. Ah, è vero, dobbiamo. Indietro abbiamo lasciato Itto e cosa. Oddio, dov'è di qua? Sì, di qua, eccoli. È vero che loro erano rimasti qui, me l'ero scordato. Io sto un po' una chiavica, nel senso che prima mi sono misurata la febbre, ce l'ho a 37, che vabbè, non è febbre, però mi sento un po' rinco. E la tosse mi è salita, cioè salita, mi è aumentata e il raffreddore pure. Quindi diciamo che sto peggiorando da quel punto di vista. Salve. Shinobu, Ito, we're back!
Come sta it? He must be exhausted, because he still hasn't woken up yet. But he's not in any serious danger. Non mi ricordo cos'era successo che sta così it. Boh, vabbè. What about you guys? You found something, didn't you? It's written on your faces. But whatever it is, it's bad news, isn't it? tranquillo, Wanda. We found the fantastic compass. The previous owner left a message inside, and from the looks of it, there really is no way out of this space after all. It seems like the previous owner was stuck here forever, too. Shoot! This isn't over yet. Listen to me. Just now, I tried channeling my power into the fantastic compass, and it responded. But all that did was activate the records from when the seal was created. Right, but the issue wasn't with the compass. It was with the method. Okay. Remember what the book says? When mortal and adepti powers are combined, one can move the heavens and shake the earth. Only when a mortal and an adeptus combine their powers can the fantastic compass be fully activated. Allora, abbiamo due adeptus. Ci sei tu, che sei mezza umana, mezza adeptus, e lui è un adeptus. Gli altri sono tutti umani. Direi che ce la possiamo fare, che dici? I'm a mix of human and adeptus. So the fact that the fantastic compass responded to me shows that the system is still functional. Lucky for us, we also happen to have a full adeptus and a human with training in the magic arts. Esattamente. Ascoltando l'auto sembra di essere... Sì, fa freddo, cazzo. Fa davvero freddo. Infatti sono così perché sono stato in un posto in cui faceva freddo. Interesting. So that's what was going through your head. Shao e Yelan devono unire le proprie forze. Eh sì, direi. So, an adeptus and a human need to channel their power at the same time? Esatto. Yes, if my guess is correct, then when both of you put your full power into the fantastic compass, we should be able to completely reactivate it. Maybe even reverse it. Sei tu che richiudi lo sportello e ti richiudi in macchina. Last time, it was used to seal the intersection between this place and the chasm. If we can reverse it... Forse si può uscire di qui. Then we're home free. Esatto. Awesome! So there's still hope? You bet. Your idea seems reasonable. Okay. Well, let's all take a quick break. We'll give this thing a try once we're ready. Vabbè. Ci sta. L'intero gruppo si riposa per un po'. Oh boy. Paimon, so nervous! Yelan, Xiao, how are we looking? I'm all set. I'm ready. Oh, but Yanfei, there's one thing you might need to mentally prepare yourself for. I'm afraid you probably won't be able to take the fantastic compass out of here. From what I can tell, everything within this domain is the result of disordered space-time and memories. Ci sto. Bravi che usate l'emoticon, bravi! Bravi! We all came here for different purposes. And everything that's happened here has been in response to our own imaginations and conjecture. Terrifying, but also a miracle. This space, well, it's more than just a space. Whether there's some kind of higher power at work here, I don't know, but the whole time, it's been reading our minds and responding to us in the form of illusions. The wall of Julius Emoticon. Esatto. Also, according to the history of the chasm, this place must have existed for a very long time. What could have created it? Ricordo un serpente gigantesco alle porte di questo posto. Oh, that. Yeah, I was there too. Huh? Wait a second. Sì. It was you that shot that arrow? È vero, la prima volta che l'avevamo incontrata era con la fresa. Esatto, è vero, mi ricordo. Who else did you think it was? Quando il cristallo ha colpito il serpente gigante, che sia stato quello farà aprire la terra sotto i nostri piedi. That snake is probably a remnant of Conrion's civilization, and crystals are highly effective against it. Maybe there was some sort of opposing reaction between those two. Mi sono ricordata qual era il serpente. È vero, me lo ricordo. Sì, che era nella voragine. È vero. Dopo lo faccio vedere se lo trovo sulla mappa. Ci ho messo 7 ore per imparare questa frase. Apprezzato lo sforzo. Ma come? In che senso? If so, I'm extremely sorry, everyone. It looks like I might be the one responsible for all of this. E niente, colpa di Yelan. Io direi lasciamola qui. No! You're just trying to help us and solve the problem! You're definitely not to blame for what happened! If you say so. You could almost liken this bizarre space to a living being that throws all kinds of hallucinations at us to deceive us.
Everyone we've seen here, and all the paths we've walked, it all ceased to exist 500 years ago. Additionally, most of the things here are static. So if we really do manage to escape, then once time starts moving normally again, vabbè, fa niente, dai. Compass will fa likely niente. Disappear. Mi metto alla guida, volo a mangiare, lascio l'urca dopo, riguardati, mi raccomando. Ciao Malda, grazie ancora, a dopo. Buona guida. That's actually what I think too. That's precisely why it's such a miracle that we even found the Fantastic Compass to begin with. This whole thing feels like we're breaking free from our shackles using a spear that by rights should not exist. This is a long shot, but it may be our last chance. So, whose wish was it that summoned this device? Perhaps it was. But maybe there's another reason. Your incredibly strong commitment to your search. It's a shame that we couldn't find your family. But if they were here, I'm sure they'd want nothing more than to see you being rescued from this place. I gotta say, it does intrigue me, the way we all ended up here together. If this is fate, then let's grab it in our hands and turn it around. Ecco, diglielo. Leave the boss to Ushi and me. We're ready. Traveler, take care of Paimon. Yenfei, you might need to come closer to me when the time comes. Sure. Oh, cinematica. Stars align, bestow your light. Evil purged by thunder's might. Spirit curbed, pneuma surge. By dictum divine, heed these words. Do as I command! Aha! The Fantastic Compass is an amplifier. Maintain this energy level, and we may stand a chance. I will maintain the energy flow. Understood. Everyone, stand back. I shall hold the line by sealing the surface. As Yakshas, we must fight for this world. General Alatis, falling in! Trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha do I request your approval. Morto, finito. Questo doppiaggio è un po' sus comunque. Can't keep this up. Your strength won't last. Cazzo, lui? No, eh? No, eh? Assolutamente no, raga, urlo.
urlo fortissimo. Immaginavo ci fosse il suo zampino prima o poi. Là. Mamma mia, quanto cazzo lunga è stata questa missione, raga. Troppo, posso dire? Troppo. Come potevano tagliarla un pochino, eh? Però l'animazione finale è stata figa. Quello sì. Ovviamente caricamento lunghissimo. Ovviamente. Dai, quanto ci vuole a finire? Che cazzo? Credo che siamo usciti dalla voragine, però... Su. No. Ah, ok. Ci siamo. Una volta fuori pericolo, il gruppo riposa e comincia a chiacchierare. Ancora! Ma basta! Cioè, non è ancora finita, ti rendi conto? I know what you were thinking, but... Never mind. I know I can't talk you out of a mindset that's been built up over a lifetime. Esatto. I don't think we were ever going to reach an agreement over the final strategy. But in the end, it was thanks to you that we managed to escape. So, thank you. Non so dire prego. Questa è la sua risposta. No. Oh. I could not have done this on my strength alone. Infatti, anche lei ci ha salvato. Don't mention it. Looks like everyone got out unscathed, but you all look pretty exhausted. Rest up. There's no hurry to move on from here. As for me, I'm gonna check the area for any unusual activity. Okay. Ciao, Yolan. Grazie per il contributo. She's gone. Paimon didn't even get to say thank you. Maybe Yolan really doesn't believe she made a contribution. It seems like she's convinced Zhao saved us all, including her, and she doesn't know what to say to that. And since it's not easy to persuade Zhao of anything, maybe Yaelon's just given up trying to talk to him. Zhao, she's criticizing you! I am not! You speak only the truth. I have no quarrel with that. A post. I will keep your words in mind. Penso che abbia capito. Really? Well, that's great. I count that as quite an achievement. It was a perilous situation we were faced with underground, and it took every single one of us for any of us to make it out alive. I feel lucky that we didn't lose anyone along the way. Hey, so... Bolt Checker still hasn't woken up yet. Surely he's not gonna stay asleep forever. Let's go check on him. È vivo lì, mezzo morto, però c'è. È tra di noi, Itto, dai. I slept like a rock. Good times. Huh? What you doing? What's going on? Why are you looking at me like that? Bello che lui in tutto ciò dormiva, non si è accorto di nulla. Are you in any pain? The head? What about it? Is there any brain damage from the impact? Beh, già lui non era chissà quale, insomma. Vabbè, avete capito. You need to tell us if you're not feeling well. You weren't that bright to begin with, ecco. So if you add brain damage to the equation... Oh, brother. Sto male. The heck are you guys talking about? I'm fine! I had an epic power nap, and now I feel like a million mora. A post. Huh. I feel like I'm forgetting something, though. Oh, yeah! Wait, weren't we underground? How did we get back up here? It's a long story. We'll fill you in later. Esatto, adesso riposiamo un attimo. Ito. We're indebted to you, Shinobu, and Ushi. We couldn't have escaped this predicament without your help. Loro cosa che avevano fatto? Non lo ricordo, è passato troppo tempo. I'm the reason you all got caught up in this. Please accept my apologies, and let me find some way to compensate you for the trouble. Bah, crazy talk! You helped us first! Of course we're gonna return the favor. Hey, if it weren't for you, we'd still be in a Liyue jail cell right now. That's not quite correct. You'd be in jail, not me.
Good point. Well, okay then. How about this? To celebrate our newfound friendships, how about you let me take you to Liyue Harbor for some sightseeing and a proper meal? Adoro. I like the sound of that. Now that you mention it, whew, I am famished. Oh, I can barely walk here. I'm hungry too, senpai. Why don't we head straight over? Paimon too! Paimon wants to come too! Tu cosa c'entri? Cosa c'entri tu? Noi abbiamo... esatto, abbiamo altre cose da fare. Fine! Alright, well, I promise I'll take good care of your friends from Inazuma. Take it easy, okay? What we just went through was a lot. Buon divertimento. Oh, wait! Yaelon left already. I was gonna treat her to some tea. But I'll take this to mean we're square. Mi è arrivato un succo alla pera in tutto ciò. Hmm? Oh, yeah? Is that right? Wow. Okay, I'll let him know. Bellini che si parlano. Traveler, flying lavender melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Oh, I want to hear this. Me too. Count me in. Ito traduce quanto detto da Ushi. Good idea! Let's do that! Sì, cosa? Cioè, ditelo anche a me, nel senso, voglio sapere anch'io. Paimon never would have guessed that Ushi was so gentle and thoughtful. Never judge a bull by its cover, huh? Sometimes the profoundest truths can also be the simplest. I think Ushi's words may well come in handy. Sì, ok, cosa ha detto? Cioè, potete dirmi? You betcha! Just leave it to us! Vabbè, all right, Ito, Shinobu, Ushi, let's go. Oh yeah, grub time! See you next time. Ah, raga, non sappiamo mai cosa si sono detti. Ciao. Finished taking care of business? Oh, there wasn't any business. We were just saying goodbye to our friends. You're still here. Ah, già finito il giro di cognizione. I saw the two Inazumans leave with Yenfei, heading towards Liyue Harbor. Aren't you going with them? Nah. We still had some stuff we wanted to say to Xiao. I figured as much. I've checked the area. Nothing strikes me as out of the ordinary. Looks like this chapter has come to a close. A posto. Now, I just need to take care of the confidentiality issues. Let's hope our friends from overseas can keep their mouths shut. For their own sakes. We got it! We got it! We'll make sure they don't say anything! Please don't hurt them. Un po' di minaccia c'era in quella frase comunque. Oh. A volte sei essere proprio cattiva. You figured me out, huh? All right, I'll quit pulling your leg. Everyone really rose to the occasion this time. I won't ever forget what we went through. Where could that strange space have come from? And how has it existed down there undetected for so many years? I have to investigate this further. I have a feeling that whatever lies behind all this runs deep. Maybe so deep that no one can be allowed to know. Also, I think someone helped us out at the last minute. Eh, they did a good deed, of course, but somehow I couldn't tell anything about them. Siamo giungli. It must have been someone of great importance. Abbastanza. lui sa ma non dice. Anyway, these questions will have to wait for another time. I have some follow-up work to do and reports to make. So it's back to Liyue Harbor for me. See you when I see you. Ciao. Bye, Yaelon. You knew I was waiting for you? Sì, era ovvio. Il bello è che tipo eravamo lì noi a parlare con gli altri, con Ito, Yanfei. E poi c'era lui lì, così, a guardarci, ad aspettare. Tipo, allora, più o meno sono un po' scia ogni tanto. Tipo, quando voglio parlare con una persona... sta parlando con altre persone, ecco, io faccio come lui, tipo rimango un attimo lì ferma ad aspettare che questa finisca di parlare, perché mi sembra brutto andare lì a interrompere, no? E quindi niente, mi faceva ridere questa cosa. Really? Sì. There's somewhere I want to go. If you have the time, you can join me. Ovvio, veniamo. Where is it? A place that has to do with the Yakshas.
Ok. Abbiamo fatto un obiettivo. Fuggi dallo spazio. Ah, ok. Ma in tutto ciò io posso fare una wish? No, no, non posso ancora farlo. Va bene. Dove però? Ok. Ti prego, fa che questo teletrasporto duri poco, per favore, che non ho voglia di aspettare. Abbiamo un'ora e mezza, dai. Forse ce la facciamo ad iniziare un'altra missione. Ormai credo che questa sia finita. Credo. Lasciamo. The temple up ahead was built to remember Pervases. È vero, me lo ricordo. Maybe I came here because I had a realization. You mean back when we were underground? It's hard to put into words. Seeing Bosatius gave me the false impression that I'd traveled back into the past. You could dress up the Yaksha's life and call us valiant warriors, veterans of war. But the truth is, we are slaughterers and nothing more. In the end. For Bosatius, perhaps dying in the heat of a great battle was no tragedy. And perhaps the same is true for me. After living so long, to die in the act of saving others would not have been a terrible thing. No, Antazadara. Io credo che tu sappia che non è vero, infatti. So maybe these thoughts are my own form of insanity. Hey, don't say that. Ho qualcosa da dirti. Oh yeah, Ushi wanted us to tell you. It's very important. Bene, adesso capiremo cosa ha detto Ushi prima. Ushi said he has the power to exorcise demons, so people use him to fend them off. But after he met Ito, he's never left his side. No, aspetta, non ho capito. Ushi ha detto che ha il potere di esorcizzare i demoni. Ma davvero? Non lo sapevo potesse farlo. Quindi la gente in passato si avvaleva della sua abilità per sconfiggerli. Dopo aver incontrato Ito, però è rimasto sempre al suo fianco. Ok. He also said that he doesn't have any grand philosophies. He just thinks we should spend our lives around the people who make us happiest. Ma che carino. Maybe there aren't so many rules about how we should or shouldn't live our lives in this world after all. So he hopes you can come to understand that even though the power of a yaksha may be harmful to other people, it doesn't mean you shouldn't hang out with them. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà stare al tuo fianco. Ma che carini. Yep, like people with visions. They have more resistance against your power, right? Well, anyway, there's lots of people out there who really care about you. Esatto. Suddenly you sound a lot like Bosatius and the others. They used to talk about how they hoped to live a mortal's life once the world was at peace. I think I was the only one who didn't think that way. Beh, non mi interessa, ma inizierai a farlo. The Bosatius recorded in the Fantastic Compass had lost his sanity. He addressed the people around him as Alatus, Minogius, and others. These are the names of the five Yakshas. I am Alatus, and Minogius is General Capesus. Non lo sapevo sta cosa. The others are Bonanus, or General Chisapis, and Indarius, or General Musatis. Che cazzo di nomi? I heard that people call the five of us Yakshas, the Guardian Adepti. Non è colpa mia se avete nomi troppo complicati. La gente aveva semplificato un attimo. Bosatius and Yelon's ancestors stayed underground to the end. So that space must have read their minds in their last moments as they approached death. Yelon was right in everything she said. Both of our proposals had their drawbacks, and both were sensible suggestions. But the power of that space was far beyond all of us. I couldn't have done all I did without everyone's help. Even in the final moments, it took every bit of my power to break free from that place. Well, Paimon still thinks you were amazing. Yanfei and Yelon are correct. I always prepare for the worst case scenario. This mindset is deeply rooted in me. Even so, it was the most optimistic solution I could think of. If Rex Lapis hadn't saved me in that moment, I don't think I would have been able to escape. Sì.
Cioè, non è che siamo stati aiutati, ha aiutato lui a fuggire. Cioè, lui ha fatto tutto insieme a Yalan. E poi alla fine, quando eravamo già stati salvati, Zhongli ha salvato lui. In the end, I still had to burden another. Adesso, non è che ha fatto chissà che... Cioè, nel senso, non credo abbia impiegato chissà quale energia per poterti salvare, con tutto il potere che ha. But that's how it should be, right? You've known Zhongli, Rex Lapis, for such a long time. And you've helped him before, so he helped you back. Esatto. What's the big deal? È così che si va avanti, aiutandosi a vicenda. Perhaps. In the moment that we escaped from that space, I could sense what was left of Bosatius's memory. If I had to say what I gained from this trip, I think that would be it. It's good that one more person will remember him. Okay. Minogius, where have you been? Brother Yakshai, you're confused again. I've told you countless times, I am Boyoung, a thaumaturge who fought with you in the chasm. Boyoung? Boyoung? Quello che aveva scritto la lettera prima. You are Boyoung, but who am I? Benissimo. Believe me, I want to know as much as you do. Here we are, the two who agreed to stay here together, and I can't even call you by your name. It's a shame. Stay here? No. No, you have to leave. Nonsense, Brother Yaksha. We're down here for good now. Don't you remember? It's too late to have regrets. The seal can't be broken. The seal... Ah, yes. I'm a Yaksha who came here to fight. Brother, brother, are you okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now too? Sì, direi. Abbastanza. Boyoung, do you want to go home? I made my decision to leave Zhongzhou up on the surface. I obviously... Of course I want to go home. I must have... family too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Yes, but who am I? And where is my family? Non qui. I'm... Brother! What's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't die before me. Alatis, is that you? No, 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 no. Who's Alatis? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Brother! Look! There's someone over there. Who are they? Gli altri, they're, gli altri adeptus. They're my... My... Remember now, I know you. Che belli vederli tutti quanti. My brothers and sisters have come for me, Boyoung. You're awake. At least tell me your name. Brother Bosatius. Hey, Bosatius. Bosatius. I am Bosatius, and my destiny is to make the ultimate sacrifice. Bello. Finalmente abbiamo capito un qualcosa in più. So much today. But I don't need to hold back as much when I talk to you.
Sì, effettivamente è l'unica volta che sentiamo parlare Shao così tanto comunque in questa missione. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life? The approach of death? Whatever it might have been. By now, I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet, we have no fear. Shao... Sei sicuro di potermi confidare tutto questo? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Minogius, and Indarius all perished. And only Bosatius's fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Oh, nice. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Pervases in memory of Bosatius. Unfortunately, the stone did not survive. Tutta la roba fisica qui non ritornava, quindi rip. Pervases died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosatius was very sad when he passed. Too many Yakshas have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yaksha to find repose for their soul. Bosatius, Boyang, and all those soldiers. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world, too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. Scusate. From this day on, heroes will always look out for each other. Oh, bravo, l'hai capito. Finalmente. Oh, grazie a Dio. Dimmi che non c'è un continuo di questa storia, per favore. Perché davvero voglio andare a Sumeru. Completa sentiero insidioso. Ciao Shao. Osservi Shao. Shao non dice più niente. Mentre osserva il tempio di Pervases, il suo volto esprime un integrato insieme di emozioni diverse. Tristezza, disappunto, sollievo. Questi sentimenti sono tutti presenti, eppure sono solo una parte di qualcosa di molto più grande. La sua espressione è quella di una persona che ha attraversato la tormenta e ha dovuto resistere a lungo prima di trovare rifugio e riprendere fiato. Piccino. Va bene. Oh, 60 prima gen. Wow. Questa missione doveva darmi più primogen. Dai, per favore. Io però posso fare un pull. Eh sì. Vediamo. Niente. Non ce la faccio. È impossibile. Vabbè. Vorrà di... Aspetta, quanti giorni mancano? 7 giorni. Beh. Beh. Non è detto. Allora, cos'è che c'è? Ah sì, sempre questi. Allora, aspetta, cosa che mi diceva la missione? Questo era. Cercami la... Ancora, basta! Cercami la torre che ha pubblicato l'incarico della voragine. Sempre che Katrina abbia un nuovo incarico per te. Vai dare un'occhiata, oh mio Dio. Vabbè, andiamo. Ah no, forse devo scendere giù. Vabbè, sono andata lì, ma mi sa che dovevo scendere giù la voragine. Ah no, ok, devo parlare con lui. Salve. No time to lose. Hi there! You must be Yuehoi, right? We've been sent by the Adventurers Guild. Ah, great, good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Okay. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? È complicato. Oh, alright then. I'll start by introducing myself. I'm Yuehui, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval. But some things have happened recently that put all the miners on edge. Really? What happened? We haven't heard anything. So,
It's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. Bene? The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. Okay. They walked right by him without giving him a single glance. What? They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Hmm. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. Non credo. Not likely. The strange part is that in all the time this miner's been watching the hilly trolls, he's never seen any of them come back out. Bene. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge again. And it seems to be happening more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Okay. Do we really want to take this commission? thanks, Mr. Miner. Sir, we need to consider it first. Accettiamo l'incarico. Hey! You can at least pretend to consider Paimon's opinion first. Oh, so that's where you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? TC, will you take the commission? TC, yeah. No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Oh, great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location that the hilly trolls keep heading to. Okay, dici pure. Allora, aspetta un attimo prima di continuare. Cazzo, dovevamo continuare questa prima di andare con questa qui. Cazzarola. Cosa facciamo? Fa un giro al porto di Liue. Che cazzo è sta cosa? Ma? È una decorazione. Vabbè, facciamo che... Però questa è lunga, quindi no, facciamo questa veloce e poi continuiamo... Poi continuiamo questa che abbiamo appena iniziato. Perché questa qui che stiamo andando a fare è un continuo di quella che abbiamo appena finito, quindi... Credo, in teoria. Perché c'è scritto sei appena rientrato dalla voragine, cioè riemerso dalla voragine, e prima non c'era, quindi per forza è un continuo. Andiamo a fare una passeggiata a porta di... ok, dai, andiamo. Ah, siamo qui. Oh, guarda chi c'è. È davvero lì. Oh. Ah, voi due. No, che paro, non c'è la voce, dovevo parlare io. Volevamo chiederti una cosa. Potrei aspettare un attimo, sono impegnato al momento. Cosa stai facendo? Ma fatti i cazzi tuoi, cioè sta parlando con lui, lascialo stare. Pensare che sei riuscito a tornare così in fretta, che velocità. Ah, Jean-Li, sono i tuoi amici, vengono spesso qui a cercarti. Ah sì, sono delle vecchie conoscenze. Splendido, dato che... Anche voi siete qui, potete aiutarmi a convincere Jean-Li a vendermi la sua pietra arcaica, per favore, ma perché? Ciao Bibbia, buonasera. Oddio, ma che carino! Ma è bellissimo! Che cute! Abbiamo appena finito una mega missione lunga di Genshin, adesso stiamo iniziando un'altra piccola missione. E boh, vediamo. Questo vuole che gli si venda una pietra, non so di cosa sto parlando. A cosa ti serve? Non lo sai, la pietra arcaica è molto ricercata. Ricercata! Non è nemmeno una questione di prezzo, perché l'offerta sul mercato è quasi inesistente. Oggi stavo raccontando delle storie come al solito, e anche Jean-Li è passato a trovarmi, come al solito. Ci siamo ritrovati a parlare del mio Attraverso gli occhi del drago, uno dei miei lavori più belli, se posso dirlo. Invece, mi piace rileggerla? No. È bella, vero? Anche Jean-Li dice che la mia narrazione è superba. All'inizio pensavo che fosse solo un signore erudito che sapeva molto cultura popolare, ma si è scoperto che è anche un esperto di storia e mitologia. Chissà perché. Così ora lo disturbo spesso con le mie domande. Il piacere è tutto mio. Sì, tutto a posto. Sono un po'...
po' di tanto mal di gola, però a parte quello tutto a posto. Non essere così modesto mi ha aiutato molto, ma pensarci bene e chiacchierare è piacevole solo perché si parla con la persona giusta. Zhongli, per esempio, è un buon compagno di chiacchiere con molte idee fantastiche e, a dire il vero, anche molte teorie inverosimili. Beh, no, non sono teorie inverosimili, si chiama verità la sua, amico mio. Una volta gli dissi, vedi la mia storia raccontata prima di tutto come Rex Lapis abbia scolpito Azda da una roccia magica e poi racconta di come abbia combattuto fianco a fianco ai quattro angoli del mondo, non è affascinante? Eppure rispose, la storia è un vero capolavoro, salvo alcuni dettagli imprecisi. Secondo alcuni ricercatori, l'ex Lapis potrebbe non aver posseduto la capacità necessaria per creare una simile opera. Secondo alcuni ricercatori. No! No! Gli spoiler sono vietati. Gli spoiler sono vietati. Se non li chiedo io, gli spoiler sono vietati. Altrimenti ban. È una regola del canale. Che disdetta. E c'è stata anche un'altra volta in cui gli ho raccontato del serpente del villaggio di Kinsh. Vabbè, non so leggerlo. Non si è bevuto la storia dicendo che era troppo bello per essere vero che il serpente si trasformasse in un bellissimo paesaggio. Mi chiedo se troppa conoscenza possa soffocare l'immaginazione. No, non è... Vabbè, ok. È un peccato che una persona così colta come Zhongli non riesca ad apprezzare l'estetica della creazione artistica. Lol. Ma guarda, in realtà ci sono delle teorie su Paimon, sai, però io evito di leggerle e di ascoltarle. Non posso certo pormi alla tua critica, la terrò presente. Ma le tue storie sono sempre caratterizzate da un'immaginazione sfrenata. Mi limito a segnalare ciò che noto come ascoltatore, comunque, e spero che possa esserti utile. Dal momento che la narrazione richiede una mente acuta, sono sicuro che un narratore come te può capire cosa intendo. Queste sono le reazioni sincere di un pubblico affezionato. Attenzione. Hai ragione, conoscendo le tue buone intenzioni. Esatto, conosco, non conoscendo. Vuoi che diventi il miglior narratore nel porto? No. Non credo che... Esatto, non credo che abbia capito bene. Intende che i dettagli delle tue storie sono non sono corretti, esatto. L'ho sempre odiato. Allora, il problema di Paimon è la sua voce. Che è il fatto che sta sempre lì. Sempre troppo, ok? Però a volte, poverina, ci tiene a noi. A volte, spesso. Salute. No, non ho starnutito, sto continuando a tossire. Quindi, salute che se ne va. Perché stiamo parlando di storie, cosa c'entrano con la pietra arcaica? In effetti, ritorniamo sulla sta cazzo di pietra arcaica. Torniamo al tema. Allora, l'altro giorno ho raccontato di nuovo attraverso gli occhi di un drago. Ancora. Non hai paura che il pubblico si annoi se racconti sempre la stessa storia? Per alcune storie avrà la pena raccontare all'infinito. Le sue storie sono pensate per essere raccontate più volte. Dopotutto ci vuole tempo e creatività per inventare nuove trame. Questo è vero. Vabbè. Zhongli mi capisce davvero. Comunque, quel giorno un minatore a capo di una squadra era fuori per lavoro e stava passando per caso mentre raccontavo la storia. Mi ha detto: beh, non sei della voragine? Lì si trova un tipo di pietra incredibilmente bella, con una lucentezza tenue e raffinata. Puoi trovarla in un luogo e tortuoso, lungo e tortuoso tunnel della voragine. Cos'è che aveva detto? Credo che nel tunnel. Credo che tunnel sia la parola che ha usato, giusto? Probabilmente sì. La voragine deve essere davvero un posto misterioso. Se anche qualcuno che ha viaggiato dentro, tanto come Zhongli, non c'è mai stato. Immagino sia dovuto al fatto che nessuno è stato permesso di entrare fino a poco tempo fa. È vero che era chiuso. Quando sono riprese le operazioni di estrazione mineraria. E l'ho saputo solo da altri, bene. Il minatore ha detto che la pietra sbuca all'interno di un tunnel. Nessuno sa chi l'abbia costruito. Si sa solo che serpeggia in avanti come se fosse stato creato da qualcuno che stesse trascinando giù qualcosa di colossale. A quanto pare la sola vista di quel tunnel è impressionante. Alcuni dicono che potrebbe essere stato un antico campo di battaglia. Ma chi ha combattuto? Chi ci ha combattuto? Forse non lo sapremo mai. Ho quindi pensato che Rex Lapis e Azdala potrebbero aver combattuto lì. In realtà ultimamente sto lavorando ad una nuova storia e pensavo che sarebbe bello se potessi inserire questa trama. Così ho invitato Zhongli per chiedergli la sua idea riguardo e con mia grande sorpresa è in possesso di una pietra arcaica. Ha detto di averla comprata al mercato. Sì, l'ha proprio comprata al mercato la pietra. Sì, sì, assolutamente. Ha un buon gusto e non si lascerebbe sfuggire un vero tesoro. Stavo pensando che la pietra potrebbe essere una testimonianza ideale per la mia storia. Quindi, se Zhongli non si oppone, vorrei acquistarla come ricordo. No, non credo te la dia, sinceramente. Gli venderei davvero la pietra? Sì, ma come sì? Ma io non ho parole, aspetta che...
Tian è un narratore geniale e le sue storie mi piacciono molto. È un piacere poter contribuire alla loro creazione. Cioè, la cosa bella è che, tipo, lui sente queste storie che sono tutte bugie, perché lui sa com'è andata. Mi fa molto ridere questa cosa. Infatti. Detto questo, se gli mettessi la pietra, minerebbe la credibilità della sua storia. Come abbiamo già detto, Rex Lapis ha sigillato Azza da sottoterra. Secondo gli esperti, nella voragine ci sono molte grotte e tunnel minerari. Se Azzala fosse stato davvero sigillato lì, sarebbe un disturbo costante per le persone che si trovano, che vi si trovano. Rex Lapis non l'avrebbe considerato? Ha senso. Hai ragione, Rex Lapis non avrebbe fatto qualcosa di scriteriato, lol. A dire il vero, volevo scambiare il mio ventaglio pieghevole preferito con la pietra arcaica. C'è un'illustrazione. Mi piace avere questo ventaglio in mano mentre racconto attraverso gli occhi di un drago. Su di esso c'è disegnato un drago che si libera nei cieli, con il corpo lasciato a vagare per il mondo e lo spirito libero di puntare in alto. È un'immagine ispiratrice, addirittura. Questo tipo di ventaglio è molto raro, sì. Sai, anche Paimon lo vuole ora. Ma perché? Ma perché Paimon vuole qualsiasi cosa che si nomini? Cibo, ventagli, oggetti. Non abbiamo... No, aspetta, non abbiamo anche noi una pietra arcaica? Ah, sì? Non me la ricordo, qual è? Vi andrebbe di darmela, potete avere il mio ventaglio. Posso intromettermi? La pietra arcaica è davvero preziosa e anche il tuo ventaglio pieghevole è un'opera d'arte. Vi consiglio di scambiarli come se fossero merce comune. Se lo dici tu, in realtà sapete, ho più di un ventaglio del genere. Ah, allora vuol dire che il suo valore scende, eh? Le illustrazioni sono state disegnate da te. E già questo le rende speciali. Chiunque apprezzi i tuoi racconti si rallegrerà di aver ricevuto un regalo così generoso. Davvero? Hai ragione. Sono veramente fortunato ad avere ascoltatori devoti che capiscono le mie storie. Non potrei chiedere di meglio, no? A dire il vero, ho creato questi ventagli per poter regalare un giorno ad un pubblico. Per poterli regalare un giorno a un pubblico che la pensa con me. E allora regalamelo e mi tengo la roccia, la pietra. E voi siete un pubblico tale, quindi sono destinati a essere vostri. Aspettate qui, vado a prenderli. Vabbè, ok. Posso tenerlo? Certo, fai parte del mio pubblico, quindi te lo meriti. E poi ne ho realizzati diversi di ventaglio così, quindi non preoccuparti, prendilo pure. E Jean-Glee, anche tu, non c'è bisogno delle formalità. È solo un ventaglio fatto a mano, spero che non sia regalato troppo miseo. No, vabbè, dai. Lui apprezza, dai, infatti. Lo accetto volentieri, grazie. Un'opera d'arte deliziosa, è davvero qualcosa di cui vale la pena fare tesoro. Ah, giusto, in realtà noi siamo qui per chiedere una cosa a Jean-Glee. Potremmo parlare in un momento? Vabbè, ho portato via troppo tempo. Abbastanza! Non c'è bisogno di scusarsi, hai la mia gratitudine. Ok. Sei stato alla voragine e sei stato tu a salvarci, non è così? Esatto, grazie. Shao ha detto che non sarebbe riuscito a sfuggire senza il tuo aiuto. Ha detto così? Interessante. Come vola il tempo, anche lui ha imparato ad aprirsi con gli altri. Oh, esatto. Quindi cosa ci facevi, la voragine? Cosa? Ero la voragine? Curioso, devo ammettere che è la prima volta che sento una cosa del genere. Smetti di fare il finto tonto. Perché dovrei fare il finto tonto? Questo ventaglio è davvero di alta qualità, mi sfacca come cerca di cambiare argomento. Jean-Glee? Ora che sono in vacanza mi rilasso e gironzolo un po'. Direi che tutto ciò in cui mi imbatto è un caso del destino, per il quale non mi prendo alcun merito. Pensandoci, è bello viaggiare in luoghi diversi e vedere quante più cose possibili in questo mondo così vasto. Riportano sempre a galla vecchi ricordi. Ti manca il passato? Affatto, sono un mortale ora, e in quanto tale devo vivere nel presente. Olè. Un drago che si libera nei cieli, con il corpo lasciato vagare per il mondo e lo spirito libero di puntare in alto. Davvero di grande ispirazione. C'è così tanto da vedere ai quattro angoli del mondo e così tanto da ammirare tra le montagne e le acque che credo di dover viaggiare ancora un po' di più nel futuro. Eh sì. Olè. Bello, finito. Grazie per il ventaglio, è stato bellissimo. Ora possiamo cominciare quell'altra missione, che è qua sopra. Completa rottura furtiva del sigillo delle sette stelle. Trova un modo per entrare... No, aspetta. Ah, vabbè, ok, devo andare nella voragine. Ok. Aiuto. Ok, qui. Allora, facciamo così. Intanto che carica, visto che ci vuole un po'. Vado 2 secondi in bagno. Arrivo.
Eccomi. Allora, è qui che quel minatore voleva che indagassimo? Direi di sì. È vero, questa è una missione Archon, quindi parlano. Bello, bello, così mi riposo un attimo la gola. La statua di Sagrada. Ah, è vero, c'era una statua tipo al contrario, se non ricordo male. È quella? Yes, that's it. It's just like that. Esatto. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. In which case, maybe whatever is going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Ma direi. Oh, we gotta get to the bottom of this. Oh, porca. Oh! Ciao! Buon salve! Comincio a startare, buona live in game. Cosa fai, Malda? Fai Rainbow DBD? Immagino di... Rainbow, immagino. Però io chiedo sempre ogni volta che tu starti live. Comunque buona live, intanto ci vediamo dopo. The feeling is mutual. I certainly hadn't expected to meet you here either. Avevo detto grazie per la sub e niente. Grazie anche per i 100 bit. Raga, mi scordo quando mi muto ogni tanto. Grazie, grazie. Buon inizio live, Malda. Poi tanto ci becchiamo dopo che ti raido. Long time no see, Dane. Wait. But how did you suddenly end up here in the chasm? Esatto, vogliamo saperlo anche noi. The chasm? So we're in the depths of the chasm, are we? Interesting. This is one place where I have never set foot before. Un sacco di domande per te. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily. È vero, me lo ricordo. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. Non iniziare a raccontarci cosa ci fai qui. Cosa stava succedendo con quel portale poco fa? That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Scusate. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. Benissimo. Quindi l'ultima volta hai avuto lo stesso problema con un altro portale? Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, but gateways to an entire network. Where they emerge on the other side is their choice. Ah. It can be anywhere within the network. Benissimo. Sounds kind of similar to how teleport waypoints work. In short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized where I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Ah, c'è a Mondstadt, quindi. Oh, yeah! About that! Whatever happened to the Eye of the First Field Tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. Perché non ci dici chi sei davvero? Ciao Scognac, buonasera. Oddio, che carino sto sindaco Will. Oh, buonasera, come stai? So that title stuck in your memory. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Khanria. But now, it is but a cruel joke, my curse to bear. È lunedì e quindi immagino una merda, giusto? Oddio, bellino il Lucario. Esatto, un Lucario incazzato. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified. Neanche troppo alla fine, vabbè dai, buono. Io ho praticamente passato tutto il pomeriggio fuori casa a cercare uno sketchbook che alla fine ho trovato. Ma tipo mi sono fatta tutta Bologna a piedi per cercarlo e trovarlo.
In tutto ciò ho preso altro freddo, perché ovviamente fa freddo fuori, e quindi tra un po' non ho più voce. Ho l'idea di cominciare un'altra settimana che mi altera, e niente. Sounds like your sister was right. Come siete collegati tu e mia sorella? Cosa è successo? Cosa è successo tra di voi? We were travel partners. Mm. Ok. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. Benissimo. Cos'è uno sketchbook? Un libro per gli schizzi? No, non per i graffiti. Cioè, in generale per disegnare. Sono libri con pagine bianche. Quindi, cioè, vedi, aspetta. Proprio bianche. Ok. E tu ci disegni sopra. Cioè, puoi farci qualsiasi cosa, in realtà. Puoi anche scriverci, ok? È un quaderno con le pagine bianche, appunto. Però sì, sketchbook, perché appunto ci disegni schizzi. Cioè, ci disegni sopra di solito. Capito? Io questo lo chiamo quaderno bianco, ok? Si chiama sketchbook. Però no, in realtà sì, puoi chiamarlo come cazzo ti pare alla fine. Effettivamente è un quaderno bianco, quindi sì. 120 fogli. Attenzione. Infatti c'è scritto sketching. C'è scritto. E sopra c'è scritto schizzi. Ma è un quaderno. Ho capito che è un quaderno. Ma è un quaderno apposta per fare schizzi, diciamo. You mean the Abyss Order is plotting something here? Eh sì. Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. I mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Benissimo. Ci stanno spiando, raga. Stacca, stacca. Don't say that. You're giving Paimon goosebumps. Andiamo a indagare. A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. Okay. Let's go. Quando guardi nell'abisso. Ma perché ogni volta che finisco una missione mi dà un obiettivo? Ma che è? Anche se tu e Dane vi siete ricongiunti, l'abisso vi sta guardando. Ok. Va bene. Ho detto che lo chiamano con nomi fighetti inglesi, ma alla fine è una roba che si riassume come quaderno. Sì, no, quello sì. Quello è vero, concordo. Ormai lo sanno con... Sì, con tutto in generale. Ormai l'inglese ha preso davvero il sopravvento. E anch'io lo utilizzo molto nella lingua normale, quindi sì. Esatto, con tutto. There are signs of hilly churl activity here. Could these be the hilly churls the requester was talking about? Può essere. Sento il suono di un mage, in realtà. Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. Una lingua così completa l'italiano. Lo so, però... Che diva. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Ah, lui già la sa. Huh? You mean, you know something about this? As it happens, I do. Mi sono perso qualcosa. Ha qualcosa a che fare con la città capovolta? Sarà per una questione di internalizzazione. Sì, diciamo che tipo per il fatto delle vendite è ovvio che se rendi un prodotto in inglese, cioè lo chiami in inglese, non raggiungi solo il pubblico, i clienti italiani, ma raggiungi anche quelli dell'estero, quindi internazionale. Quindi dal punto di vista delle vendite è per questo motivo, per il resto non lo so. Mi ha scammato. In che senso? Aspetta. Cos'è che hai sbagliato? Internazionalizzazione. Sì, vabbè, avevo capito comunque cosa volevi dire, dai. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse.
Okay. The curse? Oh, Paima remembers. Last time you guys were saying that Conria's people were cursed to immortality or something. For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. Okay. And right here, right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. Attenzione, Dane si trasferisce nella voragine. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Anche gli Illichurl che vengono qui arrivano da... Indeed. Do you know why Illichurls wear masks? Oddio, non lo so. Non saprei. It's to hide their appearance. Lest they catch sight of their reflection in a body of water. Ah, non lo sapevo. Me lo sono sempre chiesto, però, effettivamente. Aspetta, a parte l'avventura per trovare lo sketchbook, come va per il resto? Ieri eri molto preso da DVD. Sì, ieri poi c'erano anche i friends in chiamata. Bene, nel senso che sono stata a Lucca, ho preso un botto di freddo, ho imparato nuove cose, sono tornata in treno ed eccomi qua. Non è che c'è molto altro da dire, in realtà. Adesso riprendo a studiare disegno, e... cioè disegno, insomma, quello che ho imparato a Lucca. E... diciamo che adesso la mia vita è un po' così. Sto avendo un po' più di respiro, nel senso che tipo il pomeriggio non ho problemi se devo uscire, perché appunto non devo studiare per l'università, per esempio. E quindi sono un pochino più libera, riesco a sostituire di più, per esempio, al lavoro, i miei colleghi magari che non riescono a lavorare. Quindi sono un po' più libera, diciamo, però gli impegni ci sono lo stesso. Stai seguendo cosa ti piace fare, esatto. Esatto. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold. One that causes them great despair. Quindi questi Illichurls vengono davvero da... The curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean... there's a way to undo it? Evidentemente. Non è una cosa così scontata. No, esatto, anzi. No, la maggior parte non lo fa invece. Chi per questioni economiche, perché magari arrivare al proprio sogno o comunque a qualcosa che gli piace, ci vogliono questi e non tutti ce li hanno. O semplicemente per abitudine, magari ormai sono abituati a lavorare il lavoro che hanno, cioè a fare il lavoro che hanno, e non, cioè, non gli va di lasciarlo per andare a fare quello che vorrebbero. Ci sono tante, tante motivazioni alla fine. Io, eccoti. E niente, sad story. No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent. Even if death is not the form that this erosion takes. When the Illichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. Ma che cosa triste! È come quando i gatti, tipo i gatti domestici, che possono uscire di casa, escono e non tornano più perché preferiscono morire fuori, lontani dai propri padroni, diciamo. Tipo una cosa simile. Più per una questione di esasperazione. E anche un lavoro con tanti vantaggi e un buon stipendio. Non è quello che volevo fare. Lo so. Cioè, il problema è che se tu appunto lasci un lavoro del genere che ti fa da buon guadagno, ti ritrovi senza niente alla fine. Scusate, oggi boh, non so. Quindi secondo me è la cosa che potresti fare sempre se vuoi farla. Cioè, io do consigli, poi se scegliete voi se seguirli o meno. È quella di magari... adesso io non so cosa vorresti fare tu, però tipo formarti da quel punto di vista, quindi tipo, che ne so, fare dei corsi, dipende appunto da cosa vuoi fare. E poi quando sai che magari hai una via da quel punto di vista che puoi prendere, che sai che è certa, che magari riesci a prendere un lavoro in quell'ambito e sai che avresti un posto assicurato, allora lasci il lavoro che hai adesso. Questa è l'unica cosa. Sei bella? Sì, abbastanza. Abbastanza raffreddata.
And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Sto valutando l'opzione di non rinnovare. Aspetta. Di rinnovare con. Ah, ad andare a vivere da solo, quindi non potrei davvero lasciare il lavoro. Eh sì, finché stai. Cioè, magari prima trovati l'altro lavoro. Allora, la dico molto semplice, ok? Cioè, prima trovati l'altro lavoro e diventa indipendente con quel lavoro e poi lascia casa. Perché appunto se lasci casa e poi devi lasciare il lavoro, come cazzo te la paghi? E quindi sì. Cioè io per esempio adesso sto ancora in casa con i miei, perché il lavoro che ho non mi pagherebbe la vita, ok? E vabbè, almeno 2 anni, ok? Si può fare. Conta che la mia accademia dura 2 anni, quindi anch'io penserò tipo 2-3 anni e poi... Perché ora come ora appunto non ho un qualcosa che mi può, come si dice, che mi può dar da vivere e non potrei trasferirmi. Sì, sì, no, esatto, per avere una sicurezza. Wow. That's so triste, molto triste. Conversation's over. Brace yourselves. Calmissimo. What is it? We're under attack. Ma come? Ma dove? Ma stavamo parlando. Ah! Off we go. Salve. Nice and spicy. Falling leaves. Adorn my night. One with nature. You're toast. I'm going in. Come on, brace yourself. This is gonna hurt. Porca Eva. Gli ho fatto un botto di danno con la Q. What the fuck? Who are those? And why did they attack us all of a sudden? Gente dell'abisso, in teoria. Black Serpent Knights. Esatto. They once belonged to the Royal Guard of Kanya. Ah no, ok. L'unica soluzione sarebbe lavorare e studiare. Te lo sconsiglio. Cioè, nel senso, se tu riesci a stare ancora a casa con i tuoi per un po', rimani. Perché lavorare e studiare assieme ti manda alla pazzia. Cioè, no, ok, non così tanto, però è no. Cioè, meglio aspettare questi 2 anni e poi andare. Piuttosto che andare già adesso e... stressarti la vita a studiare e lavorare assieme. Cioè, ora che ne hai la possibilità, rimani a casa. Wait a second. Royal Guard? So they used to be your troops? Sì. Yes, they were. But now the curse engulfs them and they fight with none of the honor they once had. Because they've become pawns of the abyss now? Infatti dicevo, era gente dell'abisso, quindi. Let's continue on. E tu? Wait, Dane! Seems we missed one. È un pelo più grande però questo, è diverso dagli altri. Wait, stand down. There's something different about this one. Infatti, sì, qualcosa di diverso. Niente. It's disappeared. Ma che cazzo. Allora, fa molto ridere questa cosa. Questa scena, ok? Allora, a Heather sono io. Dine è mia mamma, ok? Eravamo in camera di mia nonna, che stavamo facendo delle robe, e di colpo vediamo una cavalletta. L'ho già raccontata questa storia. Questa scena, siamo io e mia mamma, che guardiamo la cavalletta, ci giriamo per parlare, ci rigiriamo verso la cavalletta, e la cavalletta era sparita. Ecco, questa è la stessa identica scena. Servirebbe qualcosa, oltre al lavoro normale, servirebbe qualcosa che non ti occupi attualmente, contrattualmente parlando. Cosa? Qualora andassi a vivere da solo, fare un doppio lavoro. Cioè, dai, come cazzo puoi fare un doppio lavoro e studiare pure e vivere? Cioè, no, non puoi. Impossibile. Cioè, se vuoi avere una sanità mentale decente, non, no, non puoi vivere una cosa del genere. What the heck? Was he trying to say something? How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? Rimani a casa, fidati, aspetta questi 2 anni e poi te ne vai. But more importantly, why did he seem so familiar? Forse ti ha riconosciuto. That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence.
We should press onward to the city. Ok. Quindi questa è la prima volta che riusciamo ad andare lassù, perché mi sembra che non potevamo farlo. Raggiunge l'ingresso alle rovine. Lo so, ma anche io. Purtroppo a una certa età vivere con i genitori quello è. Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. Don't waste your time. Ecco, benissimo. Apos, grazie. L'ha fatto lui. Huh? Conria's technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Tieni conto? Monolocale con bagno privato costa 250 euro al mese senza bollette, circa. Ecco, per me è già troppo. Cioè, ti dico che il mio stipendio non arriva a 250 euro, quindi... Poi ci metti le spese condominiali, le bollette. La spesa del cibo dovrei mangiare. Cioè, troppa roba. Poi devi pagare pure i corsi che dovresti fare per seguire, diciamo, i tuoi sogni. Cioè, no, un po' too much. Ok, so the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Mm. Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. Questa città capovolta è stata costruita da Candria? No, dell'ordine. No, non lo so. Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. Effettivamente assomiglia alle strutture che ci sono, come si chiama, aspetta, ad Encanomia. Non so se è collegata la cosa. Prendo 1500, da cui poi sono decurtati i soldi del pranzo in un euro a pasto e 8 euro di mezzi pubblici. Un euro solo a pasto? Che cosa cazzo mangi con un euro? Scusate. E niente. The Abyss Order simply got to them before anyone else. Poi devi pagarti le bollette. Pasta secondo il contorno, frutta. Merda, ma che mensa UP che hai? Un euro solo? È dolce. Noi, io ti dico, alla mia mensa dell'università pago 5 euro barra 6, dipende cosa prendo. E anche lì ho più o meno primo, secondo contorno, frutta, pane. 6-7 euro li mette l'azienda. Oh, nice. Even older than Karmia? Wow. Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Conria. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a long way down. Eh già, ho notato. Siamo un po' in alto. Raggiunge la sostanza illuminata nella rovina. Ok. Benissimo. Benissimo. Attenti a non cadere, cheat! No, non castrarti qua, porca puttana. Dai, dai, che ce la puoi fare, su. Ok. Riproviamo. Facciamo prima forte così. No, ma perché? Perché non mi funziona là in su? Non posso volare più su? Into the wind. Ah, ok. Boh, si era buggato allora, non lo so. Ok. Oh, salve. Black Serpent Knights. Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. Ok. Booba, get them! Let's light it up! The wind smells me. Tidal wave! Yeah. No time to lose. Into the wind! Easy. No, shit, non ho caricato. One with nature. Bring it on. Nice and spicy. Time to go. Into the wind. Oh, look, vines. You should be able to climb up, right? Ah,
Sono discorsi che tanto ormai non mi portano a nulla se non a pensare. Era solo per condividere le esperienze. Sì, non ti preoccupare. Ci sta a parlare anche di queste cose ogni tanto. Quando inizi a parlare di queste cose capisci di essere diventato adulto. Oh no! Oh cazzo. Ok, calmissimo. Huh? They're not coming after us. Are they just trying to scare us off? Huh. These knights seem like they're hiding something behind them. Hold on. I think they They're coming. Quick, get them. Ok. Everybody stand. As one with wind and cloud, you can run, but you can't hide. You're mine. Quanto danno, Ryan. No time to lose. That was the last of them. Now, let's see what it was they were trying to hide. E allora, e questa? Oh, vabbè. Ah, cos'è? Huh? What's this? So. The Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, for these hilly churls, the end is nigh. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. E basta, quanti cazzo sono? More of them are closing in. Combattere non ha senso. Perché, scusami? Nuovo lui. It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared again! And now they're retreating! Did he just order them to do that? Ah sì. Comunque il Paimon bello che fa la. Come si dice, oddio? Quando. Ah, oddio, non mi viene il termine! Quando tipo racconta i fatti che stanno accadendo. Halfdan? Attenzione, lo conosce? Whoa, whoa! What? You recognize him? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the Hilly Churls, don't you? Sì. It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the royal guard of old. His name is Halfdan. Okay. So, he's from 500 years ago too? See. To this day, I still remember the final orders. I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria. Before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk. These identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Kanria. These Black Serpent Knights have lost their intellect. But perhaps, in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Kanria. If you see these ruins as Kanria in the throes of disaster, and these hilly churls as the people crying for help, then suddenly, I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat, and more of a warning. Mm-hmm. Then, what are they saying? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Kanria. Run. Come run? In che senso? Quindi non parlano con noi, stanno dicendo agli Hilichurl dietro di loro di scappare? Non sto capendo. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. It doesn't matter.
Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Okay. Oh, c'è un solì. Into the wind. Ciao piccolo Sony. Poi tipo se non sbaglio qui non c'è. No, non c'è. Ok, scherzo. Sure enough! We aren't seeing any more Black Serpent Knights! Guess that half-damn guy really did recognize Captain Dane, huh? Eh sì. LOL. Adoro che sia. Come cazzo ci arrivo però? Aspetta. Posso sbloccarla? Un bellino che ha testa in su, in giù. Dove? Dove? Qua. Sblocca tutti i portali della voragine. Mi manca solo questo. Potenzia il catalizzatore di Pietraluce fino al suo livello massimo. Ci manca solo questo e ho finito tutti gli obiettivi della voragine. È possibile? Ah sì. LOL. Aspetta, dove è andato? Ok. Perché dovevi farmi salire fin qua su? Dandy. Fateful offering. Poi ce ne sono altri comunque. More hilly churls, and they look really well protected. No, aspetta, aspetta. Noi adesso siamo arrivati da? Da qua? No? Dove cazzo siamo arrivati noi? Non mi ricordo più. Ah, da qui siamo arrivati, ok, quindi dobbiamo andare per forza di qua. One with nature. Raggiungi la sala al centro del punto più alto della rovina, ok. Ma questo da cosa cacciare? Non uscì. Ok. I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Va bene. Fine. Devo vedere se c'è roba che posso prendere, visto che qua non ci sono mai stato. Sopra c'è qualcosa, sì. The wind knows me. Ecco, infatti. I follow the wind. Qui ci sono altri lichels. Labirinto sta zona. Ecco, qui c'è. Dov'è? Aspetta. Eccolo. Come lo prendere? Oddio. Let's go. Attiva. No! E questo dove si trovano? Shit. Sfera delle profondità blu. Oddio, non ho idea. Non possiamo attivarlo però così. One with nature! Time to go. Boh, chissà quando possiamo andare lì. Look, up there! Oddio, è vero? Water pool. What the fuck? Even the water pool is upside down. Oh, wow! This is a pretty amazing place! Dane, do you have any idea at all how it works? The pool must be part of the entire city structure. A relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. L'acqua. Here,
My whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? So that means the water in that pool can wash away the curse for good? Ah, la Madonna, tra poco, manca ancora un mese. Con calma. No, that would be impossible. How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. Calma, non acceleriamo le cose. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Frankly, I have never seen a device of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? Guarda, non ne ho idea. Bene. Ah! Oh, that gave Paimon a fright! So, all the doors are open now? Oh. Halfdan's back again? Halfdan, do you have something to say to me? No. No. He ran off! But he didn't disappear like last time. Dobbiamo seguirlo? He's indicating that we should follow him. Esatto. Are you coming? Potrebbe essere una buona pista da seguire. True. So, we going then? Vai, andiamo. Belli e dannati. Cosa abbiamo fatto? Scopri il segreto del Cavaliere Serpente Nero. Ok. È andato di qua? Sì. Halfdan jumped down over there! Let's follow him! Shit. Oh! Loro! Buonasera! Come state? Cosa stavate facendo di bello? Vediamo, vi faccio il so. La Super Frog HD, cos'è? Fammi cercare. Super Frog. Mamma mia, non ne posso più. Sei ancora fermo a quel boss? Sì. Quello con le ginocchia a punta? Sì, lui. Ma cosa sta succedendo? Ok, scusatemi. Era partita una pubblicità su internet, scusate. Buonasera, ciao Biramedia, ciao Teo, come state, raga? Brondo, ciao. Ciao a tutti, raga. Buonasera, benvenuti. This blade. Hashtag scam. It is the last link I have to the land of my birth. Stiamo scammando come sempre. Ciao, ciao a tutti, raga. No, voglio capire cos'è sto Super Frog. Fatemi vedere. Cos'è? Oddio, ma che cos'è questa cosa? Oddio, l'interfaccia mi sembra tipo di uno di quei giochi che giocavo quando ero più piccola. Adoro. Ma di quando è sto gioco qui? Fammi vedere. Aspetta. Super Frog a PC. Sono curiosa. 2013, lol, ma è vecchissimo. Adoro. Lo scam è stato il mood della serata. Comunque Super Frog era un giochino a cui giocavo da... infatti. Ah, è il remake, quindi ancora prima. Del 93. Merda, è vecchino, eh.
In realtà il gioco originale del 93, esatto. Mamma mia, raga. E come mai avete portato questo gioco antico? Giocavo da pischello, esatto. Noi dove cazzo dobbiamo andare? Qua? No, dobbiamo scendere giù. Aspetta, è tutto. No, non ero neanche un pensiero. Io nel 93, sì, io sono nata nel 96. Quindi sì, manco io ero un pensiero. Teo ha ammesso di essere vecchio. Perché Teo si vuole male. È anche difficile come gioco, quindi. Mi state dicendo questo? Bene, dobbiamo assolutamente andare di là, allora. Tu come stai? Allora, raga, io sto una merda, nel senso che... sono un botto raffreddata, ho la tosse. Prima mi sono misurata la febbre, ce l'avevo 37, quindi boh. Dopo me la rimisuro un po', perché mi sento un po' rinco in questo momento. Quindi se mi sentite con la voce un po' bassa è per quel motivo. Io ho 90, raga, non infierite, please. Il mio povero cuore potrebbe non reggere. Lo sapevamo tutti, aspettavamo che lo mettesse se stesso. Penso che la scrivania abbia dei bozzi nuovi. Addirittura, anche il controller era così complicato. Ho visto che ti sei laureata. Sì, mi sono laureata il 28... se, il 21 ottobre. Zizi. Ma allora vai a letto. No, devo fare... Allora, dovete capire che Genshin è già, se non sbaglio, due settimane che lo salto. E quindi avevo bisogno di giocarci in live. Assolutamente. Poi domani pomeriggio sarò fuori, domani sera pure sarò fuori. Quindi riposerò stanotte e domani mattina. Aspetta, ma se sei del 90, quanti cazzi di anno... Aspetta, cerchiamo. Io che non so fare i conti. 1990. 33, vabbè, dai, non sei vecchio, che cazzo. È come Cristo. 33 gli anni di Cristo, esatto. Tipo 108, credo. Vabbè, no, raga, non è vecchio, dai, su. Io di più. Quanti, quanti? Dai, dai, facciamo un giro di età a sto punto, già che ci siamo. Io ne ho quasi 27. Se lo batto, paga lui. Io sono dell'88, quindi aspetta. No, raga, io non ce la faccio. Allora, 1988. 35. Ok, ok, ok. Dai, non siete vecchi. Basta, smettetela di darvi dei vecchi, non siete vecchi. Morto. E niente. In questa live si stanno rivelando informazioni che non si sapevano, quindi mi sa. Io devo bere in tutto ciò. Vabbè, 95 erano in più di me. Ancora nel pieno della mia sfiorita giovinezza, che triste. Non avevi capito, io l'avrò detto mille volte. Io mi sa che vi batto tutti, 99. Attenzione, 99. Esatto, proprio una giovinetta, sì. 99, quindi 6, 24 anni. Vabbè, ci sta, ci sta. Conta che io, per esempio, adesso vado in un'accademia. Cioè, mi sono laureata e già avevo iniziato... Aspetta, vi racconto questo. Allora, prima di laurearmi, ok, ho deciso di, subito dopo la laurea, iniziare una nuova accademia. Ok, un'accademia di disegno manga. Manga giapponese. E... scusate, la voce mi sta abbandonando. E quindi ho detto, vabbè, guardando il calendario e tutto quanto, gli anni scorsi iniziava più o meno verso novembre. Ho detto, ok, io mi laureo il 21 ottobre, siamo a posto, vado magari qualche settimana di pausa e poi abbiamo l'inizio della nuova accademia. Dopo un po' mi stavo avvicinando alla laurea, ho detto, boh, a sto punto guardiamo di nuovo il calendario, che avevano messo il calendario finalmente dell'anno 2023-2024, e c'era scritto che iniziava ottobre, e io tipo, come ottobre? Io dico, come ottobre? Io ho la laurea ad ottobre. Quando è ad ottobre? Ed era tipo il weekend prima della laurea, quindi il weekend prima del 21. E io ero tipo, cazzo, cioè devo iniziare l'accademia prima di laurearmi, una settimana prima di laurearmi.
e quindi è stato un po' tragico, un po' tragicomico. Però sì, appunto, volevo collegarmi a questo per dire che io in accademia, una mia compagna di classe, per esempio, ha 19 anni. Quindi, cioè, raga, siamo giovincelli, siamo anziani, fa niente. Ci mischiamo tutti quanti assieme. Sì, ma io mi dimentico e niente, informazioni che si dimenticano facilmente. Problemi di memoria quando si è giovani, anch'io ne ho abbastanza. Infatti ieri stavamo discutendo di questa cosa, come fosse entrato in chat una persona che si chiama Andrea, e io non mi ricordavo che si chiamava Andrea, cioè che, allora sì, mi ricordavo che si chiamava Andrea, ma non mi ricordavo quale Andrea fosse, e ho ragionato sul fatto che non mi ricordo un nome facile come Andrea, ma mi ricordo Paolo Kessisoglu. Non so come siamo arrivati a Paolo Kessisoglu, però fa ridere come Kessisoglu, che è un nome, un cognome difficilissimo, me lo ricordo, ma Andrea no. E quindi sì, fa molto ridere. Attenzione, grazie mille per l'abbonamento, Svariana. Thank you. Un miscuglio di emozioni, esatto. Un weekend proprio rilassante, sì sì. Rilassanti. Cioè, io vado lì. Non conosco nessuno. Cioè, conoscevo solo qualche insegnante, ok? Ma i miei compagni non li conoscevo, quindi ansia sociale. A Lucca, quindi neanche a Bologna, in un posto magari che conosco. No, a Lucca, fuori da Lucca. E quindi avevo tutte le e in più appunto la laurea che avrei avuto la settimana dopo è stato un incubo, però poi è passata abbastanza velocemente, dai. Io ho deciso 3 anni fa di ritornare a studiare e mi sono iscritto in università, dai, davvero? A 35 sono con colleghi e colleghe di 19, 20, 21, mi sento sempre vecchissima. Guarda, ti consolo dicendoti che nel mio corso c'era un ragazzo che aveva 40 anni. Quindi ci sono un sacco di persone che andando avanti con l'età dicono ma sai che forse voglio fare l'università, magari, che ne so, in passato non potevano farla per questioni economiche, perché comunque le tasse universitarie non è che sono gratis, ecco. E quindi ce ne sono un sacco di persone che andando avanti con l'età iniziano gli studi come te, quindi tranquillo. Grazie mille Sonia per il follow. Sonia o Sonja, come devo chiamarti, perché c'è no Jay. Come devo chiamarti? Scusate. Dato che negli anime, aspetta, se hai anche solo un anno in più degli studenti tendenzialmente sei un professore. Lì sei praticamente preside. E niente, il preside universitario. Esatto, cioè diciamo che vivi l'università in una maniera diversa. Cioè se io avessi affrontato l'università a 19 anni sarebbe stato completamente diverso. Io se non sbaglio ho iniziato a 20 l'università, credo. No, scherzo, non l'ho iniziato a 20. Bugia. A che ora? A che età l'ho iniziato l'università? 4 anni fa. A 23. Io l'ho iniziato a 23. Se l'avessi iniziata anni prima avrei avuto una maturità diversa, molto minore. Quella che ho adesso. Sonja, ok, Sonja. Perfetto. Perfetto. Ma hai chiuso la porta? Sì, è chiusa. Comunque, in tutto ciò, ho fatto una mega pausa, ma noi stavamo facendo una storia di Genshin, e tipo siamo dentro le profondità di un posto oscuro, e tipo stiamo seguendo un individuo che adesso non so manco dov'è, quindi continuiamo un po' con la storia, sennò... Finiamo la live, anche perché mancano 20 minuti, quindi finiamo la live che non ho continuato qui, siamo stata un'ora a parlare. Oh, grazie mille per i 5 bittini. Mi appropinquo verso il letto, mentre cillo lo swag con lo stream in background. Mamma mia, queste parolone. Va bene, Teo, grazie mille per i bit e per la compagnia. Buonanotte. Io dall'alto della mia saggezza ho capito come comportarmi in generale con i professori dopo la disfatta generale delle superiori. Infatti me li sto arruffiando tutti, sto male. Guarda, anch'io, io posso dire che l'università è stato il percorso di studi più bello nella mia vita. Elementari venivo bullizzata e non facevo matematica, quindi io tipo adesso mi ritrovo a dover fare i conti con la calcolatrice per capire le vostre età, ok? E... alle medie pure bullizzata, i professori non ci seguivano, al liceo pure, e i professori erano una merda, mi hanno bocciato 2 volte, una volta avendo ragione, l'altra volta assolutamente no, e quindi arriviamo all'università dove ho professori che
insomma, a cui piace il loro lavoro, che ci tengono e quindi trasmettono la propria passione agli studenti. Questo è bello. Si vede che sono giovane. Comunque sei carinissima, tornerò sicuramente. Oh, grazie. Ma anch'io vado a letto, tranquilla, tranquilla. Buonanotte a tutti, raga. Allora, per chi di voi va a letto? Anch'io dovrei andare a letto tra un po', effettivamente. Anche perché sono stanca da un bel po', in realtà. Del tipo che sabato sono andata a letto, raga, alle 21. Ero lì in accademia, alle 21 ero sotto le coperte a leggere manga. Che bello. Ero in pigiama, tutto al caldino, a leggere manga, bellissimo. Sì, raga, bella la gioventù, ma pure io c'ho un certo sonno. Buonanotte, buona live, ciao. Ciao Ilaria, buonanotte. Buonanotte a tutti. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. Ok, dai, andiamo a seguirlo. Anche se non so dove sia andato. Oh, shit. Time to go. Into the wind. Shouldn't let your guard down. Ah. Dicevo, dove cazzo spari? No, ma... Scognac, ti dico. Aspetta, mi scusa un attimo. Spiego. Praticamente abbiamo passato... Mi si sente, no? Mi sa di no, perché c'è il gioco che è altissimo. Aspetta. Finisco la battaglia e spiego. Ok. Allora, dicevo... il sabato è una giornata pesantissima in accademia perché iniziamo... Allora, aspetta, ci svegliamo alle 7. Abbiamo la colazione alle 8 e la prima lezione alle 9 e finiamo, vabbè, con la pausa in mezzo, ok? Finiamo alle 13, quindi facciamo 4 ore di lezione. Poi abbiamo il pranzo, abbiamo un'oretta di pausa, ok? In cui mi sono messa a leggere, ovviamente. Poi alle 15 ricominciamo lezione fino alle 19, con ovviamente la pausa in mezzo, quindi facciamo 8 ore in totale. Poi abbiamo la cena e poi siamo liberi, quindi tipo possiamo andare in aula a disegnare, possiamo leggere manga, quel che cazzo vogliamo, ovviamente sempre stando in accademia. E però quindi appunto capisci anche tu che dopo 8 ore di lezione ero un attimo stanchina. E quindi ci siamo messi a letto alle 21. Però sono stata fino a mezzanotte a leggere, quindi cioè alla fine mi sono addormentata verso l'una. Però sì. Colazione alle 8, io voglio il mio caffè subito, non dopo un'ora. No, 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 perché noi ci svegliavamo alle 7 apposta, perché io per esempio sono una persona che in realtà si sveglia anche abbastanza velocemente, ma che ne so, dovevo fare la doccia, magari una cosa e un'altra. Magari è presente quando ti vuoi svegliare, ma vuoi avere quei 10 minuti che rimani nel letto, un attimo a chillare, ecco, e quindi ci svegliamo sempre molto presto. No, io no, raga, non bevo il caffè. Non lo bevo perché sennò sarei iperattiva tutto il giorno. Non ti svegliai te? Una. Me ne basta una a me. Io ne ho una. Sì, sì, no, ma anch'io. Olè, mega trama, tema... Allora, alle elementari non mi bullizzavano, fortunato. Anche perché eravamo in 12 in tutta la scuola. Ma come? Ma dove cazzo andavi a scuola? Scusa. Vabbè, ok. E io ero il più alto degli altri in tutta la... Di tutta la testa. Da testa, in che senso? Alle medie ci hanno provato perché era pieno di ragazzi problematici, beh, ovvio, figurati. Solo che anche là io a 11 anni ero già 1,78, merda. E gli altri se arrivavano a 1,60 era tanto. Alle superiori è iniziato il disastro principalmente con i professori di merda, esatto. Pure io ho bocciato 2 volte, amico mio, tu capisci. E 0 in matematica, infatti facevo lo classico. Guarda, io... 0 in matematica, cioè nel senso 0 che non nel senso che prendevo 0, ma nel senso che con i conti a mente proprio 0, ok? Però ho deciso di andare allo scientifico. E quindi ho dovuto finire il percorso scientifico. E io, allora, sono sempre stata una delle ragazze più alte delle classi in cui sono stata, in realtà, tranne in una che c'era una ragazza un pelo più alta di me. Però io sono sempre stata la ragazza più alta di tutta la classe. Il problema è che ero timida, ero tanto timida, molto troppo buona e quindi mi prendevano di mira per quel motivo lì, i compagni di merda. Anch'io ho fatto lo scientifico,
tu capisci la mia sofferenza, Scogna. Ti alzi subito. Cioè, allora... io, allora, mi sveglio subito, ok? Però voglio rimanere quei 10-20 minuti a letto a chillare, a stare un attimo ancora, a godere del caldino del letto, ecco. Oh no, ti prego, mi hai messo le funzioni, no, please. Mi è bastato fare analisi in università. Dove ho preso 28 PS. No, io no. Cosa no? Scheming on an ever grander scale, no doubt. Ah, che ok, ti alzi subito, sì sì. No, stavo sbagliando strada. Sono di qua. Comunque è alto, raga, che cazzo? Perché è così alto il volume del gioco? Subito operativo, che bello. Io no. Io ho bisogno di quel minutino di chill nel letto. Scusatemi. Andiamo. Salve. It's a humble hilly churl camp. Oh, these hilly churls look like they're in pretty bad shape too. Some of them look like they've already un automa. Tralasciando, aspetta, tralasciando le numerose imprecazioni che intercorrono, pure, cioè hai pure le forze di imprecare alla mattina. Anch'io sono stato bocciato una volta, ecco. Anch'io, timido, buono e riservato. E questo attirava i bulli, eh sì. Sempre così. Scusate, raga, oggi, boh, non so perché è rotto in continuazione. Dalla mia avevo la stazza, il fatto che io sono buono finché non vengo provocato. Allora, no, io il problema è che ero alta. Ero timida, riservata e buona. Però se mi si, appunto, veniva lì a rompere le palle, io non reagivo, ecco. Poi dopo un po' ho iniziato a reagire, ma comunque continuavano lo stesso. Quindi... Che belli i bulli, raga, wow. Non per demeriti scolastici, ma per motivi psicologici e infortunistici. Ah, quindi tipo, magari non avevi abbastanza... magari avevi saltato scuola troppe volte. C'è stata una persona che conosco che è stato bocciato perché tipo non aveva raggiunto... Cioè aveva saltato scuola troppe volte, quindi tipo per una cosa del genere. Mi sono operato. Esatto, tanti giorni di assenza, quello, sì. Che palle, però. Cioè, nel senso, se tu hai una media buona scolastica, anche se hai fatto troppi giorni di assenza, raga, fa niente. Delusione della... beh, sì, cazzo. Capisco. Anche perché... Allora, raga, secondo me non ha senso venire bocciati. Cioè, allora, aspetta. Se non studi, davvero proprio non studi, ok... te ne freghi e hai tutto sotto, ok, ci sta, cioè nel senso devi studiare per andare avanti, ma se tu studi, ti impegni, magari non eccelli in alcune materie perché non sono le tue, e però i prof vedono che ti stai impegnando, bocciarti è una testa, cioè proprio sono delle teste di minchia, capito? Cioè, secondo me è questa la cosa. Io la seconda volta sono stato bocciato per quello. Mi ero stufato di studiare più degli altri e fare sempre compiti e interrogazioni perfetti e ricevere lo stesso 5-6 come voto. Capisco. Anch'io un botto di ore passate a studiare tutto. Sapevo molte cose, poi andavo all'interrogazione e mi facevano domande che magari non erano neanche il programma. Arrivato ad una certa non mi fregava manco più di studiare. Beh, grazie! Ma è normale! Cioè, è normale che ti rompi i coglioni a studiare se dall'altra parte hai un professore che non ti viene manco incontro. Cioè, è normale. Se dall'altra parte hai un professore che a cui non piace neanche la materia che insegna e ovviamente ti trasmette la stessa emozione. Cioè, sono loro... Allora... prendete con le pinze quello che sto dicendo. Sono loro che ci portano a non studiare, nel senso che alcuni proprio non studiano per i fatti loro, ok? Però molto spesso, tipo, facciamo questo confronto, ok? Io al liceo, no, alle medie, ho avuto due professori di matematica. No, al liceo. No, alle medie. Alle medie ho avuto due professori di matematica. Il primo anno
e prendevo sempre voti sotto il 5, insomma ero una merda, ok? Perché avevo questo professore che era stra-antipatico, che era scorbutico, che non gli piaceva la materia, cioè, boh, ok. Cambiata professore, c'era arrivata questa donna, che era stra-gentile, ti veniva incontro magari quando avevi delle problematiche sulla materia, era disponibile. Casualmente arrivavo a 8. Cioè, capisci, da 5 a 8. Capiamo tante cose. Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. Cioè, anche perché fanno dei concorsi questi, cazzo. Perché vengono scelti? Io ho sempre avuto una media del 7.5 totale. Che culo. Io sono uscita con 60 precisi. Perché la mia interna, la mia prof interna di... dico al liceo, eh. La mia prof interna di arte mi ha fatto una domanda che, boh, cioè, a cui io ho risposto, cioè, tipo, mi ha chiesto una cosa, ok? Io gli ho dato tutte le risposte che sapevo in quell'ambito, cioè, in quell'argomento, e lei continuava a dire, no, non è questa la risposta, no, non è questa. Allora, io ho detto, prof, non lo so, cioè, me lo dica lei, e mi ha detto una cosa proprio insignificante, che ho detto, ah, fanculo, va. No, io ho studiato, raga, ho studiato... Semplicemente i prof erano un po' teste di minchia, un po' anch'io avevo difficoltà su alcune materie, questo sì, eh. Sì, 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 ho capito, ho capito. Cerchi indizi nel campamento degli Illichur. Poi comunque c'è da dire anche che eravamo più piccoli. Più piccolini con una maturità diversa. They'll become one with the darkness. The Hillytrolls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. Io per finire superiore ho dovuto cambiare scuola e andare a 150 km, mamma mia. Ho finito l'ultimo anno a punteggio pieno, ma a causa degli anni precedenti con voti bassi ho raggiunto solo 86 all'esame finale. Guarda, io ho provato a cambiare scuola, liceo. Se non sbaglio, alla seconda bocciatura, sì, che ero al quarto, no, ero al terzo, no, boh, non mi ricordo, beh, ero al terzo, mi sembra. Volevo cambiare, andare all'artistico, e quando ho fatto domanda però hanno detto, ah no, è troppo tardi, dovresti fare troppe verifiche, esami di recupero, così... E quindi non mi hanno accettato, ho detto ma sai cosa, vaffanculo, finisco questa scuola. Non so che forza di volontà ho avuto per riuscire a finirla, sinceramente. Cioè, molti avrebbero mollato prima. Fortunatamente ho avuto anche i miei che mi hanno, diciamo, incoraggiato e tenuto lì. Cioè, tenuto lì nel senso, mi hanno detto, dai, cerca di finirla questa scuola. Arrivo un attimo. Potevo fare il musicale. Non ho capito in che senso tu 19-10. Non ho capito. Sono confusa. Cazzo, ma è mezzanotte. Fuck. We may not have a whole lot of happy memories dealing with Hillytrolls, but still, Paimon hopes they're at peace in their last moments. Sì, no, infatti. Io ci ho pensato quando ho finito e mi sono laureata del fatto che appunto tipo c'era una prof, guarda, una prof di italiano che tipo ce l'ho ancora qua, che io praticamente avevo delle difficoltà in altre materie, ok? In italiano andavo in realtà bene, ma lei diceva che io non capivo l'italiano e che io non sapevo scrivere in italiano e che non sapevo parlare italiano. Ok, prima cosa. Quindi già vai a sotterrare l'autostima e la cosa psicologica di una ragazza, così, ok? Anche perché non è che lo diceva in privato, lo diceva un po' davanti a tutta la classe, quindi figuriamoci. In più, sapendo che io avevo difficoltà in altre materie, che dovevo recuperare altre materie, fare verifiche in altre materie, quindi focalizzarmi di più sulle altre materie, lei mi dava dei temi in più rispetto agli altri da fare, da consegnargli. Raga, un botto di temi che ho fatto, mamma mia. E da consegnargli in più,
per fargli correggere, per alzare la media in italiano, ok? E una volta, perché mi sono rotta il cazzo una certa, una volta mi ricordo che un tema l'ha fatto mia mamma, ok? Gliel'abbiamo consegnato, cioè l'abbiamo, gliel'ho consegnato ovviamente dicendo che l'avevo fatto io. E mia mamma è brava in italiano, raga. Mia mamma ha fatto la giurisprudenza, ha fatto il classico al liceo, quindi è brava in italiano. E lei continuava a dire, no, ma tu non sai scrivere. Cioè, questo capisci quando una persona è, ti ha preso di mira e ti va a rovinare l'adolescenza, così. Però sì, vabbè, ritornando al discorso, tipo, a una certa volevo proprio andare da quella di arte, che proprio mi sta qua, e dirle, prof, sa che mi sono laureata in design del prodotto industriale? Sa che per fare design del prodotto industriale ci vuole manualità, saper fare disegno tecnico, e fargliela vedere, insomma. Anche quella di matematica, di fisica, anzi. Ci sono miei compagni di classe che fanno i commessi al supermercato, senza nulla togliere, che ci allevano le superiori e ora mi servono alla cassa e niente. Che brutto è quando il professore vede che chi ha bersagliato per anni ha avuto successo. Fanculo, testa di cazzo. Cioè, più che altro ti vanno a rovinare l'adolescenza e ti vanno a dare un'ideologia dello studio sbagliata. Perché poi un sacco di persone che hanno subito questa pressione psicologica ora non vogliono più studiare, perché ovviamente hanno ricevuto un trauma. Scusa, sto parlando tanto e quindi... No, di... cioè... basta che eviti cose che, insomma, sono un po' bannabili, ma per il resto puoi parlare, tranquillo. Vabbè, dai, cerchiamo di finire questa missione. No, non credo di finirla questa missione. Però, dai, finiamo questa zona qui e poi stacco. Hilly trolls usually store food in crates like these, right? But they seem pretty much empty. Is it because they're so near to the end that they don't need to eat anymore? Mi sa di sì. Sì, concordo. Scusate. A quelle superiori, dalle quali me ne sono andato, mi davano sempre 6 ai temi. Mamma mia, che fastidio. Ed erano sempre puliti, senza nessun segno della professoressa. Nella seconda scuola erano sempre 10. E allora all'università la prof di una delle materie che seguo, scrittura professionale e per il web, bello, mi ha fatto un sacco di complimenti per l'esame superato con 30 lode. Merda, adesso glielo dovresti andare a dire alla tua prof del liceo. Sti bastardi. Però cioè, vedi, bello quando un professore, appunto, tu superi un esame o comunque vai bene da una parte e ti dice bravo, scrivi bene, bravo, insomma... ti fa dei complimenti, cioè, sono meritati, cazzo. No, 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 non ti preoccupare, Scogna, tranquillo. Even if they don't need to eat anymore, my mom bets they still miss food for the flavor. Molto triste questa missione comunque, raga. There's even a bonfire here, like what Hilly Charles built in the wild. Esatto, ci voleva. Wait, but wasn't Dane saying that Hilly Charles get scared of the light when they reach the very end of their lives? Evidentemente non hanno acceso loro. Maybe in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just think it aloud here. Could also be another reason. Okay. That flower get this far underground. Ti manca poco alle 3 ore di live. Un minuto, sì, vabbè, ma finisco questo punto e poi stacco. Comunque devo scappare che domattina ho lezione presto. È stato un piacere ribeccarti live. Grazie, buonanotte. È stato un piacere per me fare 2 chiacchiere, dai. Ci si ribecca. Bye bye. Did someone bring it in memory of the deceased Hilly Charles? Ho già visto questo tipo di fiore. Ciao. Hey. Now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Kanria, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting.
But if you were to pluck one and take it out of Kanria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more and finally turn to dust. Ma che bella, cioè nel senso sarebbe figo avere una specie di fiori nella vita reale che fanno così. So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. È il fiore che mia sorella portava tra i capelli. È vero! So for this flower to get here, it must have been brought from... Oddio. Your Highness, so the proposal finally has your blessing. In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately... Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. ma non si vedono. You mean? Ah no. Ma lui l'ha vista, quindi? You saw something, didn't you? Sì, can you tell me what it was? Yeah. You zoned out for quite a while. Poverino, guardalo, raga. No. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say she mentioned the revival of the homeland, correct? Ho detto che era la sua missione. No surprise there. Stubborn as ever. Queste cose che fanno capire che lui l'ha conosciuta comunque. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilly Churls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Kanria. After all, there can be no nation without a people. Giusto. Possono farcela? It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. Save your strength for something worth saving. Perché dovrei crederti? Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. Sì, effettivamente. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say... Ti credo. Ma non significa che mi fidi completamente di te. Vuol dire solo che non approvi i metodi di mia sorella. I see. Una proprietà di scatto dell'1% contro una proprietà di sofferenza e morte. Ok.
Oh, quanto cazzo parla? Sì. It seems that the three questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Oddio, finalmente ci dice qualcosa. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The Abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed. Okay. Però ci fermiamo. Perché è mezzanotte 13 e io sonno. Quindi, aspetta un attimo, fammi vedere una cosa. 74, ok, non posso fare più wish, no? No, esattamente. Posso comprarli? Assolutamente no, perfetto. Quindi, direi che possiamo staccare qui. Quindi, esci. Allora. Raga, io vi saluto, ma vi raido. Quindi non fuggite, please. Allora, un attimo che avvio Twitch. Avvio, come se fosse un programma. Allora, un attimo, tanto c'è Malda online, infatti. Allora, io vi raido da Malda. Oddio, non sto scrivendo. Allora, stavo dicendo, vi raido da Malda e noi ci vediamo non mercoledì perché non ci sono, ma ci vediamo venerdì con The Forest. Raga, iniziamo The Forest. Sono felice. È stata una serata intensa, sì, abbiamo parlato un po' di cosine, sono felice che siamo riusciti ad interagire un po' di più nelle live di Genshin, che di solito c'è poca gente, quindi sono molto felice. Abbiamo parlato un po' di cose. Niente, noi ci vediamo venerdì e buonanotte a tutti. Grazie per la compagnia. Ciao ciao, andate da Malda, seguitelo se non lo seguite e niente, buonanotte. Ciao. Buonanotte.